Buon pomeriggio, perdonate il ritardo, ma situazioni tecniche hanno allungato la nostra inizio di puntata. Allora, noi siamo pronti con il tu per tu con Nell'Odierna, però saluto in studio qui e lo vado a ringraziare per la sua presenza. Paolo Serra, ciao Paolo. Un saluto a tutti. Grazie, grazie. Allora, noi stiamo per collegarci con Nello, così faremo il tu per tu. Con qualche minuto di ritardo, mi scuso anche con Nello, ma c'è stato questo problema tecnico e abbiamo la parte iniziale. Vi dico subito che ci sono i convocati di Spalletti, non c'è Lozano. L'elenco completo prevede i tre portieri che sono scelti per la Champions, dove c'è Idisiak e non c'è Marfella, poi Meret e Sirigu, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Østergaard, Rachmani e Zanoli, e poi abbiamo come al solito Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Dombélé, Zerbin e Zielinski, Kvaratskhelia, Politano, Raspadori e Simeone. Praticamente questi sono gli attaccanti in questo momento del Napoli, tra virgolette, perché diciamo che Lozano non è partito e non c'è Osimhen che è infortunato, quindi un Napoli che deve fare di necessità virtù. Si gioca domani, non si gioca oggi, ma lo sapete. Fra poco, più tardi, ci collegheremo di nuovo con la Scozia, con l'amico Maui, ma anche con altri colleghi. È chiaro che oggi si aspetta la conferenza di Spalletti che ci sarà nella giornata di oggi alle 19:30. Eccolo Nello, buonasera, buonasera a Nello Odierna, ciao Nello. Buonasera, buonasera. Ciao, Ciao grazie, Nello. grazie di essere con noi come al Buonasera solito. Allora, Paolo. sì, c'è anche il buon Paolo perché è arrivato giustamente, abbiamo iniziato in ritardo, è arrivato anche Paolo, giustamente, abbiamo scalato tutto di una mezz'ora. Allora, Nello, io parto subito perché questa prima parte la facciamo, tra virgolette, con botta e risposta con domande. Poi apriamo anche le linee, voglio sentire un po' i tifosi cosa ti chiederanno. Ti faccio subito la domanda che ho fatto ieri. Perché il Napoli non riesce ad essere brillante con i turnover? Vabbè, voglio dire che il turnover, quando cambi più di giocatore, è sempre problematico trovare quella giusta retta. L'importante è che però tutti si facciano trovare pronti. In questo Napoli qualcuno non è ancora pronto al 100%, ma fa parte del fatto naturale della vita, del fatto fisico, dell'aspetto fisico, chiedo scusa, e quindi capita anche questo. Certo, purtroppo il turnover credo che debba essere, parlo in generale, non per Spalletti, voglio dire, mancherebbe, più mirato e non in modo così eclatante, perché ancora una volta, anche questa settimana, che ha fatto turnover in modo molto maticcio, ha sofferto e qualcuno ha perso punti per strada. Senti Nello, è chiaro che con lo Spezia si è rivisto non un Napoli balbettante, però un Napoli che deve correre perché gioca con le piccole, perché deve correre perché non c'è il Liverpool davanti che ti mette quella carica eccezionale come avevamo visto soltanto una settimana fa. È sempre il solito discorso, è un problema delle piccole o è un problema qua di mentalità? Perché io questo alle volte mi domando, se è un problema anche di mentalità di questa, non della squadra, perché la squadra è cambiata, ma di tutto l'ambiente Napoli. Cioè appena arriva la piccola, come se, sai, ci abbassiamo, vabbè, la Ma guarda, sottovalutiamo. ma io non credo a nessuno di sottovalutare, è una questione proprio di gioco. Poi ripeterò la stessa cosa, tu basta vedere, l'Inter vince il 90esimo, il Milan vince soffrendo tantissimo, la Juventus la metto ancora tra quelle che, è chiaro, Poi puntano decisamente a qualcosa di dopo parliamo importante. della Juve, della Salernitana, perché voglio sentire la tua idea. Vai, vai. E quindi poi aggiungo, tutte queste squadre hanno difficoltà. Il Napoli, a parte il tutto, purtroppo c'è un fatto reale: quando non c'è Osimhen, questa è una squadra che diventa piatta. Diventa piatta perché Osimhen, per il suo modo smisurato di correre, di travolgere chi c'è di fronte, lui è uno che col suo modo di fare si porta via un difensore quantomeno
allarga gli spazi del reparto e Napoli va a nozze sugli esterni. Sabato, ahimè, tutto questo non è accaduto perché c'erano giocatori che non hanno lo stesso passo del calciatore, probabilmente tecnicamente superiori, però io ho sempre detto che in questo avviso il Napoli gioca col freno a mano tirato quando manca un Dumen, quando manca un giocatore come la Bottega, quando manca un giocatore, voglio dire, veloce, come in questo caso c'è il Giorgiano che ha un passo in più, e ahimè, a prescindere dal fatto di parare o non parare, il Napoli è un portiere che non ha i piedi così fatati che possano rilanciare subito in una certa velocità. Allora, quando capita anche questo, con squadre ben organizzate, e ringraziando a Dio l'arbitro non è stato richiamato dal VAR, altrimenti clamorosamente l'arbitro poteva anche concedere un calcio di rigore allo Spezia, bisogna essere onesti fino in fondo, si rischiava clamorosamente di rimanere beffati ancora una volta con questo Spezia. L'importante è aver fatto gol e poi alla fine tutto il resto, perché il Napoli deve arrivare alla sosta di novembre, è una posizione importante perché poi si sospenderà il campionato per 2 mesi e inizierà tutta un'altra stagione, tutta un'altra situazione, tutt'altri interessi, giocatori che arriveranno dai mondiali, nel caso del Napoli che ne ha soltanto tre, che dovranno partecipare a quanto sembra, quindi anche questo potrebbe essere una chiave di lettura importante, però bisogna arrivare alla sosta definitiva in un certo modo, perché a quel punto poi uno potrebbe iniziare a pensare a questa, a quella situazione, chiaramente con la volontà di dover voler arrivare fino in fondo e non con quella volontà che molte volte viene strozzata per questo o quel motivo. Scaldati perché voglio parlare del VAR e di tutte le situazioni. Tieniti pronto perché ti voglio, come dire, Senti, prima che ne parliamo, sappi che della mia zona, ma pure da voi, la barra è una cosa, voglio dire, quindi No, no, non dire voglio dire, dopo quello che ho sentito in queste ore, in questi giorni, veramente che se ne parli di fierro, Dai, ieri francamente, no? ho visto il titolo di Tutto Sport, l'hai visto? Vergogna, Ma ma ragazzi. quando? Fino a quando è un titolo? Vai, c'è Paolo, Vai che Paolo, mi fai una possa bella dire. domanda al nostro No, Nello, no, dai. Paolo mi può essere. No, scusami, Paolo mi potrebbe dire. Il titolo, sai, è d'impatto, può piacere Beh, o non sì, può è piacere. d'impatto, lo posso pure capire. Il problema è un altro, è quando senti determinate dichiarazioni e a quel punto devi pensare che per forza, ahimè, non c'è malafede, ma c'è un pilotaggio continuo, perché qui si sta mettendo a repentaglio l'incolumità mentale di tante persone. Io faccio un nome su tutti, sono rimasto sconvolto. Oggi l'ho risentito ancora una volta, le dichiarazioni di Massimo Mauro. E Mamma mia, mamma. Al prossimo governo che si insedierà bisogna capire fino a che punto si può essere creato una legge, un qualcosa che gli dice determinate cose, bisogna subito, compresa a me, mandare un'altra nazione, perché questi veramente fomentano odio e nello stesso momento pensano di accattivarsi la simpatia di questo o quello senza sapere che nello stesso momento vengono a creare una forma di smottamento emotivo e di rigurgito verso questi personaggi che dicono cose veramente allucinanti sul primo punto di vista. Allora, parliamone ancora un po' di Napoli, poi Sì, entriamo su queste vicende. Vai, no, io Paolo, vuoi più che una sentire? domanda, una constatazione, un'affermazione, perché non riesco a capire, Nello, perché io, comunque, nonostante la vittoria del Napoli contro lo Spezia, ho letto ancora critiche Bravo, nei bella domanda, confronti di Paolo. questa Bravo, squadra, bravo, bella domanda. ma non hanno capito i tifosi, anche gli addetti ai lavori, che quest'anno, visto che le grandi squadre, le grandi, quelle del campionato italiano, hanno il doppio impegno in Europa, dobbiamo abituarci ancora di più a queste partite difficili contro le squadre piccole, che sono avvantaggiate rispetto a quelle grandi, perché loro giocano di meno, hanno più tempo per preparare la partita e sono anche più fresche dal punto di vista fisico. Quindi è normalissimo incontrare difficoltà contro questo tipo di squadra. L'unico, diciamo così, l'unica critica che posso muovere alla squadra è che quando abbiamo delle occasioni da gol dobbiamo essere un po' più cattivi, più cinici, e quello ancora che ci manca, secondo me, ai calciatori del Napoli, essere un po' più cinici sotto porta. Vediamo, dai, Nello, che ne pensi? No, ma Paolo, d'altronde il calcio insegna che il calcio non è il pugilato ha i punti, puoi vincere, se non fai gol non vinci. E Napoli, sulla percentuale di ottimizzare quelle che sono le azioni, ha avuto sempre questa oscillazione verso il basso e non verso l'alto, perché Napoli da anni oramai, a prescindere dall'allenatore, ha
crea tante palle gol, voglio dire. Raramente il Napoli non tira in porta, però capita molte volte che è successo che in determinate partite Napoli ha fatto valanghe di gol, in alcune partite non ha ottimizzato quello che vuole. Poi Vero. sul fatto delle critiche, Paolo, io ti dico la mia. Io ho una brutta sensazione, ma non è più una sensazione, non è una certezza. A prescindere dalle critiche che ci possono essere, perché per partito preso, per antipatia, simpatia, per qualsiasi motivo, io credo che le vere polemiche partono proprio in modo intestino. Signori, Luciano Spalletti ha criticato in modo violento ad Aurelio De Laurentiis, Sì, il il quale fatto delle scelte. sulle scelte, voglio dire, allora, premesso il fatto. In qualsiasi mondo, qua chi non ha dice e sentenzia. Per quanto riguarda questa situazione, dico soltanto una cosa. Ma è come quest'anno, l'abbiamo detto, ridetto, diventiamo anche pesanti, il Napoli ha una rotta che basta. Se un allenatore dice in questo gioco si fa tirare anche Aurelio De Laurentiis, che poi guardate, signori, io di Spalletti più passa il tempo e più mi rendo conto che lui è stato strappato veramente alla storia, alla filosofia, perché questo parla in terza persona. Questo parla in terza persona, Francesco Paolo. Se avete notato, lui Sì, parla in terza persona. come no? Lui parla con forma e estate. Qui si sta perdendo la capa nel vero senso della parola, signor Paolo. Perché, no, ma lo dico a cuore Se, aperto, secondo me nel perché. post partita aveva ancora un po' di adrenalina, no, classica della gara vinta No, all'ultimo minuto, perché. Paolo. Ascolta, Paolo. Paolo, io te l'ho detto già in altre circostanze, tu mi sei simpatico a prescindere, quindi puoi dire quello che vuoi. Però il fatto dell'adrenalina, vogliamo giocare, scherziamo, diciamo, signori, una cosa che non ho accettato è se ci fossi stato io, no, non so come avrei reagito. Che modo è di esultare verso la panchina dello Spezia, sapendo che con lo Spezia lo scorso anno in trasferta è stata sospesa una partita per 11 minuti perché non corre buon sangue, siamo odiati, perché siamo visti chissà perché, che buono quello che sta, lui non lo so. Non Voglio lo dire, e so. tu vai a esultare verso quella panchina in modo così smisurato, allora ci mettiamo e ci metti anche il tuo. Poi vai in conferenza stampa e hai il battibecco col giornalista, con Raffaele Auriemma, hai ragione, non ci voglio entrare, non mi interessa niente, poi ti dico la Fatto. verità. Messo biglietto a porta, a me non piace. Per quanto mi riguarda, so cafone vengo della provincia, un biglietto a porta non ha portato mai a nulla, gioco di parole, soltanto a destabilizzare e creare zizzania. Ci siamo. Però che lui poi, e in quel caso il mister, ha avuto questo confronto con lui, che poi ci sono state la gente, che figura di qui, questo a me non interessa, per due motivi. Ho rispetto di quello che dice il tecnico, ho rispetto dell'altra parte che era Raffaele Auriemma, e quindi io per carattere, soprattutto quando chi cito non è presente, è una cosa che mi dà fastidio e quindi non entrerò nello L'ho detto specifico. anche io Però ieri facendo vedere la che conferenza, lui, Nello. appunto, che lui però, amici cari, va a esultare in questo modo con lo Spezia e lo ieri, conoscendo, io conosco bene, è strano che è successo alla fine del mondo, quindi, no? Poi va in conferenza stampa e comincia questo. Allora Paolo, queste critiche vengono alimentate anche, ripeto, anche, da determinati atteggiamenti interni ed intestini che potrebbero essere evitati, perché noi siamo i mastrumi a creare polemica. Noi pure quando non c'è polemica la creiamo. Lascio immaginare se poi c'è come questo andazzo, quel che è di Bellini, verdi e gialli, rossi e neri, faccio un esempio, tra noi stessi. E quindi voglio dire, noi dovremmo essere abituati a giocare sempre, se vogliamo giocare a certi livelli. Perché è una cosa che odio, si lotta un anno intero per arrivare in Europa, a prescindere dalla conferenza, come si chiama, un cappa, non lo so, Europa League. Se ci arrivi, bisogna rispettarla e onorarla, altrimenti un anno di lavoro precedente è andato in fumo. È facile. Poi questi discorsi si possono fare verso marzo, aprile, chiedo scusa. Quando qualche annetto fa il nuovo di Sarri decise di puntare al tricolore. Poi, altro che il VAR di ora, quel VAR decise che Napoli non poteva mai essere campione d'Italia, non doveva mai essere campione d'Italia, perché il primo anno il VAR, quindi la Juve che non diceva, era stata delegittimata da tutti quelli precedenti, e succede quello che succede. Quindi domani, domenica, l'altra settimana, sarà un continuo. E quindi bisogna abituarci a giocare alle polemiche, agli attacchi, e
purtroppo dico anche una volta a te, una volta a me, a delle capiterà, situazioni. Capiterà. Non ho capito, Francesco. No, dico capiterà, una volta a te, una volta a me. Ma capiterà, ma guarda, se ti dico una cosa, posso sorridere. Ma ben venga una volta a te, una volta a me, perché io da quando mi ricordo, sempre allora e mai a lui, voglio dire, no? Questa è la verità. No, ma è la verità. Sì, è la verità. No, hai ragione. Questo allarmismo, sto vittimismo. Io feci un video dove ho citato la bella, la canzone che piace a tutti, per me, da Zizzine, perché è così. Perché è così? Perché signori, ci sono pure arbitri giovani, scarsi, non scarsi, bravi, meno bravi, che io li apprezzo soltanto per una cosa. Questi non hanno più paura di prendere delle decisioni a modo loro, a modo loro. Perché io sfido chiunque domenica sera su 3-2, andavo al bar, guardavo tutto il posto e gol, poi criticato, tanto, è la Juventus. Bravo, tende la ma Juventus. Se fosse accaduto al contrario, se fosse accaduto al contrario, ne parlavano poi? No, oppure... no, ma assolutamente no. Io assolutamente sto aspettando ancora l'audio di Pechino. Bravo. Dove Panda guarda lì e aspetto sempre l'audio di là. Poi tutti se chiacchiere, a me non interessa nulla. Perché io domenico ho visto, apro la parentesi e quindi mi faccio l'auto-assist, no? Ho visto una grande Salernitana nel primo tempo, dove li ha letteralmente umiliati. Nella ripresa, il gol del 2-1 parte da un netto fallo contro la Salernitana. Bravo, e poi c'è bravissimo. E poi c'era ancora un altro fallo sul pistolero. Nessuno ha detto nulla. Poi andiamo a oltranza. Il 3-2, signori, quando mi dicono il VAR non ha le immagini, perché il VAR veramente non ha le immagini. Poi la tecnologia, la striscia avanti, la striscia dietro, dipende come un avo crea e come vuole che portare. Per quanto mi riguarda, quello è fuori giù, lo dico tranquillamente, perché mentre Andrea, il pedino sta di qua, pur avendo il peso morto del corpo come riferimento alla battuta, il piedino del buon Borucci ci sta. E signori, il gol è stato annullato da quello che gli è stato mostrato, perché non si poteva non annullare. Che poi, ripeto, ma questo è un altro discorso. È un altro discorso. Però Nello, perché... scusami una cosa. Cioè, io dico una cosa. Allora, perché la Juventus non fornisce questa camera o il... è il broadcasting che più la Juve forse c'entra poco, è il broadcasting che fa la partita della Juve, che la fornisce a Sky e non la fornisce al VAR. Io VAR, se tu mi fai vedere quella immagine, poi posso anche decidere se è fuori gioco, anche se abbiamo visto diverse fotografie e diversi momenti di video da parte addirittura da dentro al loro stadio, che si vede che Candreva non è assolutamente in fuorigioco. Inoltre... Bonucci. Che Bonucci è in fuorigioco perché Candreva è allora, avanti. Ho detto Candreva in fuorigioco. Cioè Candreva non tiene in gioco. Ah, okay. Poi, ragazzi, io vi dico un'altra cosa. Allora, se noi si va a vedere Candreva, bisogna vedere anche Cuadrado. Perché Cuadrado sta battendo il calcio d'angolo e tiene tutti quanti fuori gioco in quel momento. Dice, ma quello è passivo. Ho capito, ma anche sì, ma anche calcio Candreva... d'angolo, non, a meno che non ti restituiscono il pallone. Ho capito. Allora là, lì puoi andare in finita, puoi andare però fuori gioco. Però tu stai in una linea che è fuori da tutta la linea del calcio d'angolo. Chi batte il calcio d'angolo non finisce, non può finire in fuori gioco. Ma non ha battuto il calcio d'angolo. Ha battuto il calcio d'angolo, ma l'azione parte da un altro lato. Cuadrado è come se avesse partecipato poi. Perché Cuadrado non rientra? Quello è passivo. Ecco, lo so che è passivo. Però in questo caso anche Candreva, che è lontanissimo dall'azione, dovrebbe essere considerato anche lui passivo. Questo è il discorso. Però la linea non è nella regola. Ho capito. La linea non c'è. Ragazzi, la linea non c'è. È colpa del broadcast della Juve. Sono fatti loro. Sono fatti loro. La prossima volta danno anche la telecamera che danno a Sky, perché devono fare i fighetti, perché io questo dico, perché devono fare i fighetti con Sky, dategli la telecamera anche al VAR e si vede se era fuori gioco. Basta, stop. Hanno sbagliato loro, è come se tu giochi con la maglietta con il numero sbagliato. È colpa vostra.
colpa vostra. O se fai il quinto cambio, no, hanno fatto come Roma, quando no? Tu vai dal tuo avvocato e non dici la verità, e poi esatto, c'è quello che è da sempre. Ma ti ricordi la, chi è che fu la, che perse a tavolino? La Roma. Perché Diavara è come sesto cambio lì. Ragazzi, cioè, voglio dire, hanno fatto l'errore, sono fatti loro. Io ripeto, a me sai chi mi ha fatto impazzire? Il presidente Iervolino, quando a Radio Bussola gli era dichiarato, oh, basta, siamo disposti anche a ripetere la partita. A ripetere la partita, sì. Perché lui con quella dichiarazione di battute e provocazione ha praticamente sancito una cosa. Se tocchi potenti, loro lo sono, lo erano e lo saranno, in certo qual modo. A proposito, partirà una petizione, io lo sto dicendo a tempo, per il prolungamento del contratto ad Allegri e per la conferma per oltre 30 anni dell'amministratore delegato della Juventus. Il quale evidentemente no, ex Ferrari. Ah, come si chiama? Come pensa bene, questo è uno che con lui la Ferrari non teneva nemmeno più il volante, ok? È andata alla Juventus, l'anno scorso zero titoli e quest'anno è partito in un certo modo. Quindi speriamo che li confermano e andiamo avanti così. Ma tornando ad essere forse un po' più seri, perché dico la verità, a me che si lamenta la Juve non me ne frega nulla, perché dovremmo parlare della storia del calcio italiano, perché se Mauro dice è stato creato il VAR perché bisogna penalizzare la Juve e non fare i vecchi scudetti, io domando e chiedo, ma non è che esiste solo in Italia il VAR esiste anche in Europa, voglio dire, no? Spagna, Inghilterra, Germania, ovunque. Bravo. Siamo di fronte a un potere violento di dichiarazioni mediatiche. La Juventus, purtroppo, ahimè, ha cercato di creare un polverone su questa situazione, ma ne capiteranno altri a favore e contro. Solo che ora fa notizie e scandalo, secondo loro, perché prima era unilaterale, ora non è unilaterale. Capita anche al contrario, che qualche partita qualcuno decide di dire state un attimino calmi, giusto o non giusto, ho preso questa decisione. Perché io parto da Turone ai nostri giorni. Da Turone, passando per Montari, passando per Pechino, girando per Milano e quant'altro. Tante partite, tante vittorie regalate perché doveva vincere lei. Ora purtroppo è cambiato un po' la situazione. Ma io non voglio più parlare. Perché, Francesco? Che a me innanzitutto non è che mi interessa tanto. Io so solo una certezza. E la Juventus domenica scorsa non meritava nemmeno il pareggio. La partita della Juve si riscalda negli ultimi 5 minuti, che poi diventano 10, pensavo che si giocava direttamente pure alla Rechi, facevano una sola tirata, no? Perché fino ad allora la Juventus non aveva dato quell'impressione di potere. È successo, è stato fatto, il gol di Milik, che ancora una volta ha confermato di essere in area molto, molto cattivo, però questa è una squadra che purtroppo non produce, ma non produce nemmeno dal punto di vista tecnico. Prima c'era Buffon tra i pali, c'era Chiellini, c'era Barzagli, c'era Bonucci nei tempi d'oro, a centrocampo c'era una linea impressionante, tutte queste cose non ci sono, sono ottimi giocatori, grandi giocatori per l'era moderna, forse più mediaticamente che altro, è una squadra che potrebbe tranquillamente vincere, ma probabilmente con un tecnico diverso, perché questa è una Juve che rinuncia. Signori, la Juventus a Firenze non ha superato la metà campo nel secondo tempo. La Juventus nel primo tempo con mister Nicola è andata in difficoltà sulle prime palle e sulle seconde. La Juventus nel secondo tempo è riuscita a non mettere sotto la Salernitana, tanto è vero che pareggia su un rigore, su una palla, e poi addirittura va in vantaggio su una palla morta, ferma. Ma non è la Juventus che tutti conosciamo, dove ci ha fatto un culo così per tanti anni perché attaccavano da ogni lato e si metteva in difficoltà. Allora anche questo deve essere di lettura. Però, per quanto mi riguarda, dico, per l'aspetto tecnico, che sia plurimo o non plurimo, per la qualità dei giocatori, degli investimenti e degli attori, questa è una Juve che probabilmente, fino a quando avrà questa guida tecnica, che il tempo purtroppo ha mutato, perché non giudico Allegri per quello che era, ovvero, guardo la realtà, è una Juve che purtroppo non produce quello che è. Egoisticamente va bene, saranno contenti le milanesi e tutte le altre, ma se cambia allenatore, questa è una squadra che vi posso assicurare che nel giro di un mese e mezzo diventerebbe una squadra veramente difficile da battere. Vabbè, poi ne riparleremo, è chiaro che insomma adesso no, ma non è più
intanto tu mi hai fatto la domanda e sì, sì, la mia, sì, no, 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 ma insomma io ripeto la situazione, sono convinto Perin tra Spezia e Fiorentina ha regalato qualcosa come 3-4 punti alla Juventus. Sì, lo Spezia diciamo che... fa una parata strepitosa e vincono. A Firenze non vi dico. Che vuol dire? Che subisce tanto che non c'è tenere a centrocampo, tra infortunio o qualche altra scelta, e nello stesso tempo non riesce ad offendere come dovrebbe. Vlahovic lo vedi oramai più sui calci piazzati che nella manovra di gioco. Questa è la verità. E lui è un giocatore che basta. Nello, secondo me c'è una confusione anche a livello dirigenziale, ma anche a livello di scelte, perché Zaccaria l'hai preso a gennaio dell'anno scorso, l'hai rivenduto praticamente a fine calciomercato estivo, hai ripreso Ken dopo che l'avevi venduto all'Everton, insomma un po' di confusione anche da quel punto di vista. Tanta confusione, hai detto benissimo, anche questo. Con tutto il rispetto di Ken, ma Ken non è un giocatore che sposta gli equilibri. Zaccaria, ottimo giocatore, che a me è sempre piaciuto. Tu l'hai regalato all'ultimo giorno, devi decidere se è questo o quello. E ragazzi, va via Zaccaria, va via Artur, qualcuno dirà, ma quelli erano scarsi, ho capito. Ma non è che quello sto centrocampo della Juventus attuale è nettamente superiore a quelli di prima. Poi Zaccaria non è che l'avevi pagato poco, anzi l'avevi pagato, non sbaglio, è venuto a costare una trentina di milioni. Sicuramente è un giocatore che dà più equilibrio, pare, per l'amor di Dio, anzi è l'ultimo giocatore. Però signori, io ricordo per il passato non tanto lontano, non tanto vicino, ma recente, il centrocampo dove c'era Marchisio, dove c'era Pogba, dove c'era praticamente, dove c'era Arturo Vidal, dove c'era Andrea Pirlo. Signori, ma parliamo di un altro mondo, di un altro centrocampo, di interdizione e qualità. Qui non c'è né interdizione né qualità in questo mondo. Che lo stesso Pogba non è il giocatore che mette i tempi. Il giocatore che ha preso l'esterno, mi sfugge il nome, il tedesco, è arrivato da quello dell'Empa, che è un giocatore sulla fascia esterna. Kostic. Ha difficoltà a rimpacchiarsi quello che è un vero ruolo. No, non è che non ci sono i giocatori. Non è neanche un esterno Kostic, è un centrocampista, offensivo, non è un attaccante. Perché, lo stesso Ken non è un esterno. È stato utilizzato per due partite esterne, di necessità, ho capito tutto quello che volete. E la fortuna della Juve è che ha dei giovani strepitosamente forti. Fagioli, l'altro giocatore a centrocampo. Miretti, veramente bravo. Appunto, voglio dire. Sì. Bravo, esatto, bravo Paolo. Allora perché? Questo è quello che dico io. Non si può racchiudere su una palla fuori gioco, Guagliù, lui va a Salernità, che quest'anno, l'ho sempre detto, anche qua, dal 9 al 12, ma non mi sorprenderete nulla, ha alzato l'asticella, ha preso un giocatore esperti, gioca un bel calcio, è un allenatore con le palle, ha una dirigenza organizzata, ha un direttore che conferma la sua bravura, un team manager come Sasà Pallone che ha messo le mani al collo all'avversario di Castagallo. Uno che viene dai campionati minori conosce anche queste battaglie e succede che va in difficoltà e quest'anno, credetemi, fino ad ora la Juve è andata più volte in difficoltà, ma sicuramente non era questo il presupposto, perché in questo momento, tornando al nostro Napoli, è un Napoli che quando gioca non ce n'è per nessuno, questo capita da anni, quando non gioca va leggermente in difficoltà, ma nello stesso tempo crea punti, non so se rendo l'idea. Certo, questa è la assolutamente. Verità. Là invece no. Senti Nello, allora parliamo un po' di Napoli, anche perché ci sono tanti messaggi di tanti amici che ti stanno scrivendo, che ti vogliono salutare, come Jenny Silver, dice unico giornalista che dice le verità scomode, che molti non vogliono sentire. Una domanda, Spallettino, lui lo chiama Spallettino come Ancellottino, con le sue scelte scellerate un turnover non dosato, dopo aver buttato due punti che alla lunga incideranno contro il Real Lecce, in casa, sempre in casa, stava buttando altri due punti contro la Real Spezia. Vabbè, questa è un'affermazione, non è una domanda. Però. Io dico la verità, e Paolo da tecnico, da allenatore, scelerato non lo so che però
Spalletti ha un suo modo di fare nel calcio che purtroppo si complica la vita. Forse le piace, sarà una cosa che, non più che l'adrenalina, lo eccita praticamente. No, su questo lo eccita, è bellissimo. A questo punto qua voglio dire, non so. Però alla lunga ha parlato del Lecce. 10 secondi. Si parla di una vergognosa decisione del VAR contro il Lecce. Il Lecce ha 18.000 abbonati, merita rispetto. Nessuno ne ha parlato perché non gliene frega un cubo a nessuno. Per farvi capire, se fosse accaduto a qualche altra, saremmo ancora a parlare. Non so se rendo un'idea. E poi tornando al nostro Napoli, Spalletti è fatto così. Spalletti, signori, voi non aspetterete mai Spalletti che dice ho sbagliato questo turnover oppure questa scelta. Dirà, come ha fatto già per il passato, la colpa è mia. Ma non va a dire probabilmente è meglio che gioca Paolo e non Francesco per questo motivo. Lui purtroppo prende delle decisioni e basta. Quando nell'introduzione ti sento dire Napoli va necessità virtù, andiamoci cauti, signori, che Napoli, se fosse stato qualche anno fa, tutto a posto, era d'accordo. Ora, che lì davanti, domani sera, giocano Simeone, il 77 e Politano, signori, sì. Questa è una terzina, è una triade, che nell'immaginario del tecnico, con il suo turnover o non turnover, può tranquillamente scendere in campo. Non so se arrendo l'idea. Sì, perché sì. Se domani in panchina attacco, quando andassero, non ci sono perché infortunati, Osimhen, Lozano, qualcuno direbbe, vabbè, che fa? È una scelta tecnica, gioco. Siccome intanto hanno detto che il Cionito faceva sedere Osimhen, ma vi dico che sono due giocatori distinti e separati, ognuno completamente diversi, infatti, completamente diversi. Però, signori cari, domani vai a giocare là con questa triade, sapendo che probabilmente devi rinunciare uno tra Raspadori o Zelinski, oltre a tutti gli altri, e che significa? Significa che ci sono le alternative. Spararsi sulla la croce rossa addosso sarebbe, siccome la croce rossa, sarebbe assurdo. Perché poi vado oltre. Il Milan domenica contro il Napoli dovrà far meno di Leao, Origi e Rebic. Scusate, sì, sì. Signori cari, sì. Scusatemi, bisogna essere onesti. Come se Napoli capita qualche contrattempo e ti presenti là comunque. Evidentemente questa è stata la bravura del signor Giuntoli, e su questo sono d'accordo con Aurelio De Laurentiis, il padrone, il presidente. Ma non perché non sono d'accordo a prescindere, perché io non sono fatto così caratterialmente. A me, se la cosa è giusta, altrimenti sarebbe troppo scontato. Lui ha creato con Giuntoli una cosa che ora può attingere. Quando dovevamo vincere lo scudetto, se Rocco Milik, Sarri dovette inventare Mertens, e poi è diventato quello che è diventato, la grandissima. Oggi invece no, sono giocatori già pronti per questo o quel cambio. Mi è sorpreso il fatto che il suo Olimpo, secondo me, è il giocatore che dovrebbe sopperire quando Osimhen con l'alternativa a destra e cambiare appunto l'orchestrante, e in questo caso lui ha deciso diversamente per Raspadori. Sì, ma Raspadori, infatti questa era una delle domande che ti avrei fatto, poi dopo ne parliamo pure con Paolo, perché Paolo ha fatto pure un po' un focus proprio su Raspadori. Perché per le caratteristiche dei calciatori. No, però perché vi faccio una domanda, sì. La faccio a tutte e due in questo caso. Ma il fatto che non giochi Simeone dal primo minuto in una partita che viene da un gol eccezionale in Champions, che ha fatto piangere anche lui e anche noi che l'abbiamo visto, l'emozione, quindi è gasatissimo sto ragazzo, no? Cioè è a mille, addirittura a Madrid gli hanno fatto la domanda sul gol del figlio, che voglio dire, insomma, potevano anche non farla a Madrid durante la conferenza del papà. Ebbene, è sempre il figlio, voglio dire. Sì, ho capito, però voglio dire Atletico Madrid, l'Atletico Madrid che ha segnato all'ultimo minuto. Sì, bravo, hai ragione, Francesco ha fatto un assist a buono. Quando ha segnato il figlio, ho letto che i canali spagnoli dicevano il Napoli sta travolgendo il Liverpool col Cholito, addirittura notizia arrivata sulla panchina dell'Atletico Madrid, è il secondo, che non ricordo il nome, vicino al padre, nell'orecchio ha detto ha fatto col Giornino, e il padre si è girato tutti su, voglio dire, questo, anche questo è bello. Però la tua domanda è pertinente,
E io per quanto riguarda, poi lascio subito la parola a Paoletto, dico probabilmente è una questione di condizione fisica, pure questo in vista di conoscere. E questa è la domanda, infatti era questa, la conclusione della domanda era perché questa. Cioè, significa che sto ragazzo non tiene più di 20 minuti? Perché allora, è entrato al 67esimo. Bravo, ma poi Francesco sì, Volevo appoggiare proprio quello che sta dicendo Nello, perché con Liverpool è entrato praticamente, ha fatto 45 minuti perché Osimhen è uscito al 40esimo. D'accordo. L'avevamo detto, lui col Verona non ha fatto neanche una partita, un'amichevole col Verona, e quindi è arrivato a Napoli che non aveva i 90 minuti nelle gambe, ovviamente. Poi non c'è stata occasione di farlo giocare, ha fatto spezzoni di partita, giustamente Spalletti, che lo vede in allenamento, l'ha dosato. Contro il Liverpool Simeone era il calciatore più adatto, uscito Osimhen, perché Simeone è un calciatore che attacca la profondità, il Liverpool in quel momento era sotto 2 o 3 gol, adesso non ricordo, ma era sotto, e quindi serviva un giocatore che attaccasse la profondità negli spazi. Ma io sono felice che ha fatto entrare Simeone. Però un allenatore guarda anche con un occhio le partite successive, perché se tu sai che Osimhen si è infortunato e non lo puoi avere contro il Ranger, è normale che tu fai giocare quello che è più simile a Osimhen contro i Ranger, e gioca Raspadori con lo Spezia, anche per le caratteristiche, perché Raspadori è uno che nello stretto per caratteristiche tecniche e tattiche si preferisce rispetto a Simeone, che come ho detto attacca la profondità, uomo d'area di rigore. Raspadori è uno che viene a dialogare tra le linee, infatti non a caso quando mi hai detto che cosa hai portato oggi ho detto un piccolo focus su Raspadori, perché nonostante il gol ha avuto un po' di critiche, però volevo far vedere come questo giocatore negli spazi stretti è più a suo agio rispetto a Osimhen, rispetto a Simeone. Quindi per due sono caratteristiche tecniche e fisiche. Paolo parla di tecnica di base e di caratteristiche cumulative del singolo calciatore. Allora noi dobbiamo scindere, perché ho capito dove mi vuoi portare, perché tu sei birichino, Francesco, io ti conosco, ti conosco da qualche anno. Noi dobbiamo scindere il fatto che Spalletti pigli le fissazioni delle storie, che a prescindere ci deve mettere su. Ok, perché io potrei dirti anche lo stesso Giorgiano, sì, io dico il nome, Kvara, con la nuova paia in un muri a Scambarono. Vabbè, non ti preoccupare, il Giorgiano, vai. Io metto la mia di faianza, ok? Lui lo cambia a ripetizione, lo cambia sempre, a prescindere. Sì. Io però dico che questo Napoli non può fare a meno, nello stesso momento, del Giorgiano, di Lobotka e di un esterno che sa giocare a calcio, se togli, ripeto, un giocatore. Invece è capitato che clamorosamente ha tolto tutti e tre. Allora, Elmas, che viene impiegato dal tecnico, e alzo le mani, è un giocatore duttile, polivalente, certo, però poi capita che a un certo punto vai talmente in difficoltà con questi slot di cambi, che se salta un equilibrio del Napoli non riesce più a trovare quella inerzia giusta per creare qualche azione di gioco. Il Napoli o è talmente devastante, o se va in apatia non riesce a fare due passaggi di seguito. Ma non è una pecca, perché il Napoli, secondo me, lo ripeto, quando gioca non gioca per nessuno. Ma questo da anni, non so perché, da anni, a prescindere dagli allenatori. Il problema è come torniamo al turno, se farlo in modo così smisurato, come dice il buon Paolo, con caratteristiche singole per ogni giocatore. Esce quello ed entra Paolo, dice Paolo e metti dimmi un nome dei tuoi colleghi della tua squadra, faccio un esempio. No? Gennaro De Lei. Gennaro De Lei. Ecco, c'è niente da fare, Gennaro è il tuo prediletto, ma subito detto Gennaro. Per Raffaele D'Antonio. Ma poi, Nello, scusami, contro gli scozzesi che giocano questo sistema di gioco offensivo 4-2-3-1 e che sicuramente punteranno in casa loro a fare la partita, bravo. È ovvio che anche io, se avessi
Simeone e Raspadori, io scelgo Simeone. Perché? Perché questi già lo so che mi vengono ad attaccare alti, vogliono fare la partita, devono riscattare sono il 4-0 che hanno subito, si sbilanciano e Simeone è il calciatore più adatto per questo tipo di partita. Certo, quindi certo, me lo tengo, certo, me lo tengo più fresco, riposato per questo tipo di partita. Lui ha una rosa, secondo me domenica, vai, dove si può divertire, domenica, però ogni partita può muovere le pedine. E giocare con chi quando lui dice, allora Paolo, se tu vogliamo etimologicamente, come ci ho parlato bene, mi è uscita la parola, etimologicamente, sviscerare quello che tu hai detto, va in contraddizione con quello che, non ho contraddizione per colpa tua, anzi, sono d'accordo con te, con quello che disse dopo la partita Spalletti verso Aurelio De Laurentiis. Che Aurelio De Laurentiis si fa tirare anche lui in questo bailam dei cambi, della turnazione, proprio perché ci sono tante partite, devi valutare, è proprio perché tu dopo domani sera giochi alla Scala di Milano, un'altra partita dove tutta l'Italia, l'Europa aspetta che Napoli va e solita cosa, allora in questo modo questo io centenario, ma in modo smisurato, perché noi in modo smisurato non ce lo possiamo permettere. Per svariati motivi, probabilmente per un fatto di mentalità, di personalità, perché sono giovani la maggior parte, e quindi bisogna andarci campo. Però, ribadisco, però, questo è un Napoli che se gioca lì in mezzo col centrocampo che ha, vale a dire, Zielinski, Lobotka, Anissà, questa è una squadra che può far male a chiunque, può far male a chiunque. Quindi bisogna andarci cauti, vivere la giornata, perché sono d'accordo sempre con Paolo, domani per la cattiveria agonistica degli scozzesi sicuramente più Simeone che qualche Simeone che qualche altra scelta, anche se è una partita che probabilmente servirà anche picchiare, perché gli scozzesi sono forti in questa. Era cose. Proprio la partita di Osimhen questa, perché, bravo, perché loro lasciano spazio alle spalle della difesa, poi sono molto fisici, partita, quindi serviva, esatto, uno che andava a fare, bravo, la guerra lì. Purtroppo non ce l'abbiamo. Allora, ragazzi, bravo, io c'ho la pubblicità, quindi andiamo un attimo in pubblicità, recuperiamo, poi leggiamo ancora qualche messaggio e poi facciamo anche qualche telefonata, poi salutiamo Nello perché siamo tra virgolette un po' sforati con gli orari, però ti teniamo con noi ancora un po'. Allora andiamo subito in pubblicità e torniamo. Eccoci tornati allora con Paolo Serra e collegati con il nostro Nello Tirna. Tutti martedì a tu per tu sarà la giornata odierna che ormai abbiamo, come dire, catacolizzato nelle nostre strutture. Allora, Nello, non ho finito di leggere purtroppo il messaggio di Silver, ma mi pare che ti chiedeva se avresti fatto turnover domani e poi, diciamo, o poco turnover, perché pensi un po' di più al Milan. Secondo me contano più lì i tre punti, cioè però ragazzi sta Champions, insomma, il Napoli batte il Liverpool che poi che fa? Si arrende con il Rangers, io no, non si arrende niente, ma non si può arrendere, perciò dico aspetta, non ti sentiamo più ragazzi, non sento più Nello, vai no, t'ho perso. Ecco qua, vai, sistemato, vai, ti sentiamo. Scusa adesso. Scusa perché è arrivata una chiamata. Non ok, abbiamo, alziamo quindi, anche un po', Davide. Anche la motivazione. Non faccio come Spalletti, non do la colpa a nessuno, è una chiamata. No, è una telefonata. Allora, Francesco, ma noi, questa è una squadra giovane, in Europa va con la fame di voler andare avanti e noi ci prendiamo in giro. Poi il campionato, lo sappiamo, l'ho detto anche io, prima il Cristiano Sfizio in Europa, tutto quello che volete, per me è uno sfizio, per il Presidente è sicuramente una cosa bellissima, perché poi sono soldini, anche il gruppo che arriverà troverà una società più forte, voglio dire, no? Certo. Tutte queste cose. Però, voglio dire, comunque, ripeto, abbiamo una rosa, un organico da poter fare qualche cambio, non in modo smisurato, e durante la partita fare cambi a turnazione, visto che c'è la possibilità di farne 5 di cambi. No? Sì. Prima ancora, la possibilità si giocava sempre 11-12 giocatori, da Mourinho a Sarri,
Voglio dire, ora c'è questa possibilità, sfruttiamola, giochiamola, poi chi vivrà vedrà. Certo, l'amico Silver dice una cosa importante, il campionato. Il campionato è una cosa che ti può proiettare, se c'è volontà, perché io vivo la giornata, perché altrimenti il Napoli avrebbe già vinto 4 scudetti nell'era di Lauretta, se c'è volontà. Quindi non andiamo in altri campi. E quindi viviamo la giornata e divertiamo. Però questa è una squadra che ha varie... Anche gli stessi giovani, da Durbin allo stesso Gaetano, io dico, ma perché non potrebbero giocare e stanno giocando? Possono dare loro potere. La Roma lo fa, la Juventus lo fa, l'Inter lo faceva, il Milan la stessa cosa. Facciamola anche noi. Soltanto sul campo si ha acquisito l'esperienza. E questi sono giocatori pronti. Bello, io dicevo a Francesco, a microfoni spenti, dicevo che proprio contro lo Spezia, l'unica cosa che non ho capito, la scelta di Spalletti, è stata quella di schierare Nombelè vertice basso, che non è un regista. Allora, secondo me, l'unico centrocampista che ha caratteristiche simili allo Bodga in questo momento è Gaetano. Secondo me poteva starci più Gaetano in quel ruolo lì e dare magari più possibilità a questo ragazzo che secondo me ha grandissime qualità, molte di più rispetto a Zerbini, secondo me ci potrebbe stare tranquillamente in questo Napoli, potrebbe essere alternato con i centrocampisti. E mi è piaciuto molto anche come è entrato gli ultimi 15 minuti, perché è entrato senza paura, ha dato qualche pallone interessante. Quindi secondo me ora in questo momento sostituto di Lobotka in quel ruolo, ora che non c'è Dembe, potrebbe essere proprio Gaetano, che ha secondo me caratteristiche simili. Io non lo so Gaetano dove è nato, sinceramente non so la città esatta. Però Nola? O Cimitile o Nola? Uno di... Ma andiamo a vedere, ragazzi. Giocava nel Cimitile, questo te lo posso assicurare. Forse Francesco se fa la ricerca cosa dice. Sto andando. Se fosse allora, nato a Milano. A Cimitile. Quindi a 5 minuti da casa mia. Bravo, esatto. Allora, caro Paolo, se fosse nato a Cimitele in Francia oppure a Milano diciamo sempre le stesse cose, probabilmente si andava già subito al dunque. Io dico, hai detto benissimo, questo è un giocatore che ha i colpi, la personalità e anche la proiezione per diventare un ottimo, gran bel giocatore. L'ho confermato a Cremona, perché il campionato di B da protagonista è una cosa, il campionato di B normale è un'altra cosa. Lui l'ha confermato a più riprese, si fa trovare pronto. E quindi, come lo fa la Roma con i suoi giovani importanti, come lo sta facendo la Juve, facciamolo anche noi, ragazzi. Perché soltanto così veramente si può diventare una squadra che va al di sopra delle righe e non vincolati sempre alle stesse. No, perché in questo momento il Napoli, secondo me, quando non gioca Lobotka, fa un po' fatica perché il suo sostituto non c'è. Allora, l'anno scorso c'era non Fabian. C'è, non c'è. L'anno scorso però c'era Fabian che aveva visione di gioco, parecchie azioni nascevano da una sua idea. Oppure Paolo, la terza opzione. Quindi l'unico centrocampista, secondo me, con quelle caratteristiche è proprio Gaetano. O Demme. Dembe però è infortunato, Nello, dimmi. Dembe, oppure terza opzione forzata, ma che potrebbe lo stesso Zelinski. Gli metti un interno forte di spalle, c'è Anissà, lui potrebbe far girare palla, però dici perfettamente non c'è il vero sostituto naturale di Lobot per le caratteristiche. Però sì, è vero, l'ha detto anche Spalletti, però Zielinski ovviamente non le puoi far giocare tutte, perché se ha giocato... No, io ho detto un'altra cosa, io praticamente ho fatto riferimento alla giusta tua disanima tecnica come caratteristica, ho detto terza scelta potenziale. Sì. Aspetta, Nello, non ti sentiamo più. Aspetta ancora, lo stanno chiamando, ragazzi, dobbiamo dirgli che dalle 3:30 alle 4:30 dobbiamo assolutamente fare. Intanto chiedo a nostro Davide, mi hai distrutto tutto quello che avevo fatto. Francesco, okay. No, posso dire una cosa? Vai. Posso dire? Ho detto chiamami dopo le 4:30, 5 meno 20. Adesso sì, giustamente sono le 5 no, minuti. No, sono sempre trasparente, no? Prima no, perché non posso. Però è il direttore di una squadra, direttore sportivo, ed è un amico, e quindi insiste. Ma dopo dirò, e stai parlando con Francesco Polone, ma l'ha capito, questo mi dirò tranquillamente. Prego, andiamo avanti. Vai. Vai. Perché vai. No, stavamo tentando.
Stavamo dicendo quello che, insomma, stavamo... No, ribadisco sulle parole di Paolo, l'unica alternativa potrebbe essere che però non ci abbiamo il sostituto. Però con Gaetano, ecco, potresti veramente creare una cosa molto, molto bella. No, con Gaetano sì, infatti, dovevamo per me dovresti fare questo. Vabbè, vado avanti con i messaggi. Allora, no, perché sennò non ce la facciamo. Allora, sarà una partita fisica, dice Antonio Moccia. Siamo alla quinta giornata e siamo primi, scrive Pasquale Ruggero. In Champions siamo l'unica italiana ad aver vinto, quindi io tutte queste stranezze non è che le ho viste. Il turnover si deve fare non con 5 calciatori, forse, ma magari l'1%, scusatemi, uno per reparto. Sento troppe critiche anche io. Beh, infatti il turnover contro lo Spezia è stato più o meno quasi uno per reparto. Consideriamo che Osimhen era infortunato, esatto, e quindi non doveva giocare, non poteva giocare. Poi a centrocampo, Francesco, l'amico ha detto quello che abbiamo detto noi, praticamente. A noi centrocampo siamo... l'unico Dombele... in modo meticoloso, in modo bello, ma non roboante, ma... Ha ragione, io concordo con l'amico, voglio dire. Sì, 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 infatti, a centrocampo Dombele, l'unica posizione, l'unico dubbio era sulla posizione, secondo me non è un regista, non ha tempi di gioco, poi in difesa, consideriamo che Mario Rui e Oliveira sono co-titolari, anzi Mario Rui ne ha giocate di più della formazione rispetto a Liverpool, c'era Guayesus nel reparto difensivo, che era quello che ancora doveva giocare, e mi sembra giusto che un difensore come Guayesus possa anche lui giocare titolare, che ci sta tranquillamente in questa difesa. Va bene, va bene, va bene. Allora, caro Nello, il mister ha fatto bene a fare quelle dichiarazioni. La dobbiamo finire a voler fare noi la formazione. Con l'esultanza, non sai che ha avuto battibecco con panchina ospite. No, non lo so, non riusciamo a capire questa domanda. Non ho capito. Non ho capito. Non riesco a capire neanche io questo, dice, con l'esultanza non sai che ha avuto battibecco con la panchina. Fabrizio Lorini, con sì. Fabrizio Lorini. Con Fabrizio Lorini. Ah, okay, ok. Va bene. Okay. E diciamo, ma però fermata. L'amico ha detto, il mister la fa la formazione, sì, con tutto il rispetto, il mister fa quello che vuole, ma perso parecchie partite. Beh, certo, grazie a la prima cosa. Lo scorso anno lo ringrazierò sempre. Che abbiamo perso uno scudetto già vinto, grazie al signor Spalletti, e alle scelte ponderate, dettegli dall'alto per non confermare Mertens. Perché non dice queste cose Spalletti quando attacca De Laurentiis, o lo dice ora, e a riceprire, o Toscano è andata fu un furbo, perché noi siamo più furbi di lui. Ma tornando al calcio, le formazioni deve fare lui, e se vince, vince lui, ma se perde, perde sempre lui. Non trovare scuse e scusanti, perché alla fine non va da nessuna parte. Vabbè, comunque queste sono, insomma, era un'altra delle domande che ti arrivava. Allora, vabbè, ci ritorna sulla questione di Luigi Vingiani, ci dice ancora di Quadrato, era rigore, vabbè, inutile parlarne. Allora, nel passato se c'erano ingiustizie nei confronti del Napoli, appena aprivamo bocca ci dicevamo che eravamo i maestri del pianto, dei perdenti. Bravo. Oggi viene prima, come lo chiamano loro, lo scandalo Rubentus e poi le altre notizie. Come... allora, chi è questo amico? Si chiama Billy Colax, è un soprannome, vabbè. Allora, sì, ancora Jenny... Se si candidava, votavo lui, ha ragione. Vabbè, allora Rubentus, Fortus parlassero di tutti i furti, scippi e rapine che loro hanno fatto nella storia, scrive ancora Jenny Silver. Allora, Nello, ti salutiamo, così anche puoi rispondere al telefono, è stata una bella oretta insieme, poi ci risentiamo come al solito il martedì, poi se ci sono situazioni particolari anche durante la settimana... È chiaro che proviamo a contattarti. Intanto, come al solito, ti ringrazio e ti saluto. Ci vediamo sicuramente martedì prossimo, che sarà ancora prepartito. Ma giochiamo con l'Ajax anche? No, martedì no, c'è la sosta. Mercoledì con l'Ajax, però dopo la sosta. Dopo la sosta, no? Sì. Adesso c'è un po' di riposo, perché sennò non ci fermiamo mai. Grazie Nello, così possiamo fare la griglia. Possiamo fare buonasera la... Paolo, buonasera ciao, Francesco. Ciao Nello, ciao. Allora... Grazie. Possiamo anche cambiare il titolo e insomma pensare che con i Rangers, che partita sarà con i Rangers? E questa è la domanda che proviamo a fare anche ai nostri telespettatori che sono collegati. Qualcuno ci diceva sarà una partita maschia.
tipico degli scozzesi. Tipico degli scozzesi. Però mentre parliamo dei Rangers, facciamo però prima un passettino indietro con te, perché dobbiamo vedere il focus che sì, hai fatto. Sì, anche perché su abbiamo parlato su Raspadori, no, Simeone, no, insomma, e io non a caso, non sapevo, non era fatto apposta, ho fatto un piccolo focus su Raspadori, però andiamo a vedere prima la fase difensiva del Napoli, per l'unico tiro concesso allo Spezia nel primo tempo, ancora una conclusione da lontano, e in questo caso vediamo, ecco, un contropiede, una ripartenza dello Spezia. Linea ben messa in campo, ben posizionata, orientati, con Anghissà che va anche lui a coprire la difesa. Vai avanti Davide, vai avanti. Così come contro il Lecce e contro la Lazio c'è stato un problema di uscite nel contrastare il tiro dalla distanza, uh-huh, che ci poteva costare un altro gol. Ecco, in questo momento già si ferma e sta pensando al tiro. La difesa è, come dicevo prima, ben piazzata, tutti quanti guardano la palla, ben orientati. Vai avanti Davide, nel momento in cui, ecco, alza il piede forte, quindi per calciare, posizione, postura tipica del calciatore che sta calciando, qui Rachmani doveva uscire e fare il cosiddetto triangolo difensivo per andare appunto a schermire il tiro di Iasi, se non sbaglio, e resta fermo sulla linea, consentendo appunto al calciatore dello Spezia di tirare e inquadrare lo specchio della porta. Poi fa una bella parata Meret e sventa, insomma, l'azione degli avversari. Però c'è stato, ho preso questa azione per far capire come ancora c'è qualche problemino in fase di uscita da parte dei centrali, e, insomma, anche qui difesa ferma, statica, Rachmani non esce, così come contro la Lazio e contro il Lecce non c'è l'uscita del centrale che va a, diciamo così, a oscurare la linea di tiro dell'avversario, e quindi appunto detto consente al giocatore dello Spezia di tirare in porta. Abbiamo rischiato un po', anche perché si era sullo 0-0, fine primo tempo, e magari bisogna lavorare un po' su questi dettagli, che non sono dettagli, ma a questi livelli fanno la differenza. Quindi abbiamo ancora una volta concesso il tiro dalla distanza all'avversario. Troppo, infatti, su questo sì. L'ho presa in esame proprio perché anche contro, ripeto, sia contro il Lecce che contro la Lazio c'è stato questo tipo di problema, che poi ci è costato il gol in quelle altre occasioni. Andiamo a vedere Raspadori, ecco il focus su Raspadori. Vai avanti Davide. Ecco, guarda la posizione di Raspadori, Francesco, al centro, no? Sì. Dell'attacco proprio. Difesa schierata tutta dello Spezia, sono in cinque dietro, c'è l'altro giocatore dello Spezia dall'altra parte che non si vede. Però guarda i due centrocampisti del Napoli, si mettono quasi all'altezza di Raspadori. Perché? Perché? Proprio per cercare l'inserimento da dietro, uh-huh, perché Raspadori è bravo nello stretto, perché guarda, lui è marcato, e infatti c'è una triangolazione stretta tra lui e Elmas, che poi il pallone va a finire ad Anghissà, che sbaglia il tiro. Forse, ecco, l'unico, diciamo così, difetto di Anghissà, perché sta giocando benissimo, è proprio la conclusione dalla distanza. Se avesse anche quella, secondo me sarebbe un centrocampista veramente universale e un centrocampista di assoluto livello. Allora, qui Mario Rui, classica combinazione, terzino centravanti, vai avanti Davide. Ecco, qui la palla va lui, che è bravo a tenerla bassa, triangola di prima per Elmas, che fa il giusto movimento. Ecco, questo per esempio Osimhen, secondo me questo tipo di giocata avrebbe un po' più di difficoltà a farla. Lui, certo, è bravo tecnicamente, un baricentro basso, quindi negli spazi stretti si riesce a muovere. Di prima Raspadori per Elmas, va avanti Davide. Ecco qui, di prima, e anche Elmas di prima va per Raspadori, una triangolazione stretta, vai avanti. Raspadori qui è bravo a farla scorrere la palla, perché sente alle sue spalle il compagno Anghissà, vai avanti ancora. E poi c'è la palla va ad Anghissà e c'è il tiro un po' sbilenco, qui poteva fare molto meglio perché aveva il tempo, ci va un po' non nella posizione non giusta, nella un posizione po' lungo, giusta. Guarda, lui alza già il piede, sì, ma qua è già a un metro e mezzo dal pallone, doveva magari avvicinarsi di più, ha affrettato troppo la giocata. Questa è una classica
azione quando hai un centravanti con le caratteristiche di Raspadori. Giochi nello stretto a difesa avversaria schierata. Vai avanti ancora, Davide. Andiamo alla slide seguente. Qui c'è un attacco alla porta, c'è un cross di Lorenzo e lui è bravissimo col movimento giusto ad attaccare il primo palo. Poi sappiamo com'è andata questa palla, lui l'ha svirgolata, ma io dico l'importante è esserci perché lui ci arriva sul pallone, però poi la svirgola. Piano piano, secondo me, quando acquisterà più minuti, più sicurezza, secondo me questi palloni lui non li sbaglierà più. Non so se ricordi, lui svirgola qui clamorosamente, ma io dico l'importante è che un centravanti va e si trova nella posizione giusta. Poi la conclusione, la finalizzazione viene. Vai avanti, Davide. Altra situazione, quando parlavamo prima, neanche a farlo apposta, con Nello, che ci manca un giocatore come Fabian, si sente la sua mancanza. Questa è un'azione tipica che faceva Fabian Ruiz. Il gol nasce da un cambio di gioco, cosa che faceva spesso Fabian Ruiz e che Lobotka non fa molto, ma in questa occasione l'ha fatta ed ha fatto bene. Perché soprattutto quando giochi contro squadre che si chiudono, il Certo. cambio di gioco da una parte all'altra è fondamentale, perché approfitti che le squadre sono tutte in zona palla, quando fai il cambio di gioco vai dall'altra parte e sono un po' più scoperte. Il Napoli questo tipo di giocata non la fa più da quando è andato via Fabian Ruiz. Lobotka è più bravo sul corto, nel passaggino, a uscire dalla costruzione, ma sul lungo rispetto a Fabian è meno bravo. Però in questo caso ha un'intuizione fondamentale, un'intuizione importante, perché il gol deriva da un suo cambio gioco. Vai avanti, in questo momento ce l'ha lui la palla e già lancia per Lozano, che è posizionato appunto sulla fascia e va a fare l'uno contro uno con l'avversario. Vai avanti, dai, poi sappiamo che Lozano è l'uno contro uno e poi quanto è importante avere un giocatore che non gioca a piede invertito da quella parte, perché lui va a crossare. Se fosse stato magari un giocatore a piede invertito, tentava più il tiro, no? Abbiamo visto quante Certo, volte i tiri sono stati certo. ribattuti o da Drogoski o da un difensore dello Spezia. Quindi lui entra, crossa e qui Raspadori non attacca il primo palo come prima, ma la sua intuizione è quella di andare sul secondo, altezza secondo palo. Va ancora un po' avanti, qui parte il cross, svirgola Gaetano, ma lui si trova tra due ed è anche molto bravo a tenerla bassa qui la palla e a non colpire il difensore avversario che sulla proprio sulla traiettoria del tiro. Lui è molto bravo e fa secondo me una giocata importante qui, che nessuno ha sottolineato, perché non era facile fare No, questo infatti, gol questo gol non è avendo facile. due giocatori che lo contrastavano, soprattutto l'altro giocatore che sulla traiettoria della palla lui la mantiene bassa e la mette proprio nell'angolino, lì dove non ci può arrivare il portiere. Bello, tiro forte, ecco il La rasoterra. sotterra, ma quello è stato, a me è Sì, piaciuto il di fatto che prima, lui. poi questo è ecco, si è stato criticato questo calciatore, ma questo ha delle qualità importanti, qualità tecniche importanti che faranno molto comodo al Napoli, e abbiamo visto veramente, secondo me, il 30-40% del potenziale di questo ragazzo che può solo crescere. Bene, queste erano le, come dire, le coordinate che abbiamo visto su queste schermate che ci ha fatto vedere Paolo. Mi sembrano molto interessanti. Abbiamo capito come il Napoli in certe giocate, poi difensive, anche deve Sì. stare un po' più attento, no? Sì, abbiamo visto come anche nelle altre partite i tiri dalla distanza ci sono costati il gol per il ritardo dell'uscita di uno dei difensori. Quindi magari lavorare di reparto su questo tipo di situazioni. Sono sicuro che Spalletti però al terzo errore, insomma, correggerà un po' questo tipo di situazione di gioco. Va bene, benissimo. Allora, ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, poi apriamo le linee. Dai, facciamo un po' il punto. Resta ancora con me un po' Paolo, poi lo saluteremo. Apriamo le linee subito dopo la pubblicità per parlare ancora di quello che è successo con lo Spezia, ma soprattutto per iniziare a parlare di Rangers. Pubblicità. E allora eccoci tornati, direi di aprire le linee in modo da poter interagire con i nostri ospiti subito. Ci sono tanti
amici che ci avevano scritto. Io non ho capito, qualcuno che ha scritto arriva bene, ma chi arriva bene Arriva questo? bene, sì, si riferiva Nello Dirna A a chi? un dirigente della Juve, amministratore Ah, delegato, arriva bene, Juve, amministratore arriva delegato della bene. Juve, No, non sì. avevo capito perché mi scrivevano arriva bene, ma non riuscivo a capire adesso di che stavamo parlando. Vabbè, insomma, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Pronto? Pronto? Chi è? Ciro? Buonasera, da Forlì. Oh, ciao Ciao Ciro, Ciro. ciao, ciao, ciao. Allora, diretto, diciamo che io vado a tornare, visto che in dito non siamo, diciamo, ieri non ho potuto chiamare, sul fatto che non funziona il turnover. Io direi che funziona, che diciamo contro, anche se finiva 0-0, la partita con il Lecce è un'altra storia. Il Lecce è un tempo, Però ti tant'è sentiamo che male, Spalletti. Ciro, Ciro, ti sentiamo un po' male, quindi Pronto? adesso spostati un poco. Allora, la partita con il Lecce. Il Napoli, il Lecce dominò il primo tempo e il Napoli sbagliò totalmente la gara, ma con lo Spezia il Napoli ha dominato dal primo all'ultimo minuto. Cioè, con lo Spezia, cioè, se non era per Mario Rui, disastroso anche in fase difensiva, che stava rischiando di farla grossa, lo Spezia, ma veramente è salito una volta. È salito una volta. Una volta è salito e ha fatto quel tiro che ha fatto vedere benissimo Paolo Prisma. Abbiamo rischiato con un tiro da fuori, ma il Napoli ha dominato la partita in secondo tempo. Le occasioni di gol sono tantissime. È vero che nell'occasione, appena inizia il secondo tempo, di Anguissà, Anguissà praticamente scivola con un pattiterma sul pallone, cade quando tira e spreca un'occasione Arriva d'oro, male ma su le quella occasioni palla, arriva male, ma arriva malissimo, arriva male, scoordinato, un po' infatti. Però cade scordinato. anche, cade proprio. Sì, Quello è un rigore. per affrettare la conclusione, cade e tira Che malissimo. poi incredibilmente il portiere la para con il piede. Sì, perché è un tiro un po' sbilenco, un po', se non sbaglio la devi anche Quello è un rigore movimento, poi non sì. so quanti tiri abbiamo fatto e se non la prendevo il portiere, una volta la prendevo il difensore di testa, una volta sulla gamba il difensore, cioè c'era un muro davanti, quindi sono due partite totalmente No, per diverse. questo poi io dico, giustamente dico, cioè, andiamoci a vedere le azioni, perché tutte queste critiche, anche Assolutamente. contro lo Spezia, io onestamente non le No, ho con il capite. Lecce sì, con il Con Lecce sì, Lecce il con primo il tempo, poi il Lecce sì. secondo tempo il Napoli meritava ampiamente di vincere perché ha creato 4-5 Ma però io lì non perdono, io lì non perdono con il Lecce, il Napoli. Allora, se il Napoli gioca come contro lo Spezia e la palla non entra, queste partite si fanno difficili, io lo capisco. Ma contro il Lecce, che tu regali il primo tempo e alla fine lo 0-0, era il Lecce non aveva rubato nulla, su questo no. Poi ieri non entrava la palla dentro e come allora giustamente un po' si può fare. Vedete l'Atalanta, l'Atalanta che toccava la testa della classifica ha dominato la partita, Cremonese è finito 1-1, non è entrata la palla, tutta allora difendersi eccetera eccetera. Però ripeto, Lecce e Spezia sono due film diversi, non mettiamoli sullo stesso piano e ieri è stato messo sullo stesso piano e anche oggi. Non è stato così, per me non è stato così. Con il Lecce il Napoli ha sbagliato totalmente la partita perché tu non puoi regalare in casa tua un tempo a Lecce, non esiste. Anche perché secondo me il segreto, quando giochi con le squadre piccole, il segreto è quello proprio di cercare di metterla dentro subito, in modo tale che Sì, loro poi si aprono per cercare di assolutamente. recuperare il risultato e Infatti. riesci ad avere più spazi poi per giocare, magari raddoppiare Ma e infatti, mettere al sicuro la gara. Paolo, non solo il Napoli, ma tutte le squadre, cioè con le piccole, ripeto, a parte squadre tipo Monza che sono squadre che giocano aperto, o Sampdoria di Giampaolo che giocano aperto, ma vedi Lecce, Cremonese, squadre e Spezia, sono squadre che se non segni subito più tempo passa e più diventa difficile, perché Sì, fanno proprio ovvio. un pullman. Anzi, rischi anche di perderla perché poi tu, Rischi perché poi con anche la di foga di perdere, cercare di... però ripeto Paolo, io ho visto Rivera in Champions da titolare, secondo me questo è un terzino che vale.
ripeto, io Mario Rui, che aveva come caratteristica la fase difensiva, perché come spinta non è tanto buona, come cross neanche, però la fase difensiva Mario Rui mi ha sempre colpito, era uno che difficilmente si faceva superare, sta facendo una fatica in cano. Se tu vedi la partita dominata all'Olimpico contro la Lazio, Mario Rui fa un rigore, cioè era partita ancora in Cagnetta, ma perché non hanno chiamato padre, rigore netto, Mario Rui fa un rigore Mazzari, clamoroso, molto siamo stati graziati, e quindi Mario Rui ha bisogno della tribuna per me in questo momento, perché non è buona manca a difendere, non è buona manca a difendere, perché pure però... guarda, io quando io ti dico la verità, Mario Meret, Rui si sente Meret dietro che grida uomo, e tu hai una palla che la maniera, rischiano e fanno un guai enorme. Guarda, io ti dico la verità, io su Mario Rui ho dei dubbi anche in fase difensiva, perché spesso si rende protagonista un po' di errori, quindi i miei dubbi sono anche in fase, soprattutto in fase di non possesso, quando deve difendere. Se prende giocatori dalla sua parte, forti fisicamente, veloci, va in grande difficoltà. Lui con la grinta riesce a sopperire un po', però poi non sempre riesce a difendere in modo giusto, e quindi ecco, io ho dei dubbi anche in fase di non possesso. Oliveira per me è... Però ragazzi, in questo momento c'è, cioè, il titolare è Mario Rui, poi farà gli errori. Beh, non credo, perché poi con Liverpool la partita importantissima ha giocato Oliveira, quindi la partita meno importante ha giocato. Però quindi perché Oliveira, anche cambiare, perché Mario Rui aveva il mal di pancia, così è stato detto da Spalletti, c'era stato questo problema, intanto è caduto Ciro, ci scusiamo, però avevamo capito il ragionamento. Io su Mario Rui lo sappiamo i limiti di questo ragazzo, sicuramente più esperto, a me dispiace dirlo, però intanto, però come giustamente ha detto Ciro, ha fatto due errori in due partite che potevano costare veramente caro, il rigore, quel passaggio, insomma... ma lo so bene, gli errori purtroppo tra virgolette di Mario Rui li conosciamo, però Mario Rui è anche più esperto, Mario Rui è ancora lui quello che si danna l'anima. Poi sto ragazzo sta crescendo, sta abbastanza bene, perché ha recuperato anche a livello fisico, ho visto molto bene, avevo un cliente difficile con il Liverpool, Salah, quindi l'ha marcato anche abbastanza bene. Sì, perciò ti dico, voglio dire, Oliveira è un giocatore interessantissimo. Però in questo momento io credo che Spalletti per ora almeno gli sta preferendo Mario Rui. Poi dopo vediamo. Convinto. Io penso che contro i Rangers giocherà Oliveira. Però poi col Milan chi gioca? Questa è la domanda, capì? Perché se col Milan gioca Mario Rui, l'effetto è Mario Rui. bisogna fare una scelta. Però visto che comunque Oliveira ha anche più fisicità e abbiamo appena finito di dire che contro gli scozzesi sicuramente la metteranno sul piano fisico, quindi c'è bisogno di fisicità, Oliveira secondo me rispetto a Mario Rui in questo momento secondo me... Ma tu hai ragione, però ti ripeto, il momento è questo, diciamo, e va bene Mario Rui, poi Oliveira gioca, va benissimo. Allora, un'altra telefonata credo. Pronto? Sì, chi è? Non mi avete riconosciuto? Amedeo, vai. Amedeo, buonasera. Aiuto. Ciao, buon Amedeo, ciao. Saluto tutti gli amici, tutti i tifosi del Napoli, naturalmente. Ho sentito un po' la titanica del bravo Serra per quanto riguarda i calciatori del Napoli che si dispongono in campo, non è piaciuto veramente. Quindi bisogna stare... Scusa, volevo dire solo che sicuramente bisogna migliorarsi, particolarmente in difesa, come ha detto il buon Serra, che si può prendere corsa alla distanza e poi diventa difficile recuperare. Poi pure Raspadori, che io pure sinceramente dico che non sta giocando come dovrebbe giocare. Indubbiamente è stata poco nel Napoli il ragazzo, però
come ha detto anche mister Spalletti, oppure il Buonterra, questo giocatore in campo si muove bene, quella è la cosa più importante. Comunque la partita con Roma è una partita importantissima, il Napoli non deve fare come ha fatto nelle altre edizioni, mi ricordo pure quando c'era il Bayern di Monaco là, che vincemmo con un gran gol di Insigne, poi per la differenza reti pare che uscimmo fuori. Quindi bisogna fare mantenersi in media inglese, con la vittoria in casa e il pareggio fuori andiamo sicuramente a passiamo il turno, questa è matematica. La partita sarà difficilissima perché questo Rangers è una società che era fallita parecchi anni fa addirittura, è un club eccezionale che è conquistata il passaggio ai gironi in Olanda andando a sconfiggere in casa loro il PSV, un grande avversario dell'Olanda che abbiamo poi nel nostro giro. Però hanno preso pure 4 gol dall'Ajax questi qui, Ma questa è una squadra che secondo me, non so, indubbiamente l'Ajax la vorremmo vedere stasera con Liverpool, siamo curiosi di vedere questa partita. Giocano oggi? Sì. Giocano oggi loro? Sì, giocano oggi. E poi c'è anche l'altra partitissima, Barcellona là, Bayern Monaco Barcellona, c'è l'ex Lewandowski, pure queste da secondo ordine. E poi naturalmente Sporting di Bona, c'è Tottenham che giocano prima intorno alle 7, quello pure una partita interessante. Comunque volevo dire questo, bisogna, il Rangers sarà una squadra che gioca le partite se le gioca, quindi dobbiamo stare attenti in difesa e naturalmente tornare con risultato positivo, perché non bisogna fare le sciocchezze fatte negli anni precedenti, che si parte bene e poi per la differenza reti o per qualche sconfitta inaspettata e non si va avanti nel proseguo della competizione. Facci complimenti sempre per la trasmissione. Grazie mille. È sempre così. Forza Napoli, vinci sempre insieme naturalmente al connubio con Telegram Italia, Cross Televisione. Grazie. Ciao. Allora continuate anche a scriverci sulla nostra diretta Facebook e ancora un po'. Anche per quanto riguarda i messaggi 342 38 12 922. Allora, c'ho una marea di messaggi, poi torniamo al telefono. Allora, Raspadori nel primo tempo mi è piaciuto, scrive Damiano, cioè non so chi avrebbe fatto meglio di lui, nel secondo tempo se ne mangia due, non proprio con fatti sicuri, e ne fa uno. Voto 6,5 pulito. Poi Pasquale Ruggero, ripeto quanto detto prima dell'inizio di Liverpool-Napoli, se il centrocampo del Napoli gioca bene non ce n'è per nessuno, io credo che in attacco giocherà Simeone, unico dubbio Mario Rui. È chiaro che vediamo un attimo chi giocherà, però gioca sicuramente Politano perché non c'è Lozano, Kvara c'è, quindi così. Allora poi allora, posso dire che secondo me, come ti dicevo prima, la cessione di un as secondo me è stata troppo affrettata, perché siamo scarsi sugli esterni. Abbiamo Politano, Lozano e Paraschela. Poi Raspadori sì, si può adattare, però comunque non è il ruolo quello che predilige. Quindi secondo me è stata un po' affrettata. Poteva magari pensarci a gennaio e prendere un altro esterno. Poi vendeva un as per prenderne un altro, perché... Ecco, se si fa male qualcuno, in questo caso Lozano non è disponibile, vai lì con solo Politano e Kvaratskhelia, perché poi chi gioca sull'esterno, Elmas è un adattato, Raspadori lo può fare, ma è sicuramente un adattato anche lui, lo può fare per qualche partita, non sempre. Quindi secondo me siamo un po' corti per quanto riguarda quel ruolo lì di attaccante esterno. Allora Enzo Piccolo scrive questo messaggio che poi non ho capito se è diretto a me, ma io allora non è che devo difendere Mario Rui, io non sto difendendo Mario Rui, ho detto che Mario Rui l'anno scorso era l'unico giocatore del Napoli, un bel perché c'era Goulam, ha fatto un ottimo campionato, poi ha fatto anche lui di errori, perché lui dice ci sono state delle partite che ha sbagliato tanto, suda la maglia, è vero, ma difendere a priori Mario Rui, poi chiamarlo il maestro non lo chiamo io, lo chiama la squadra, il professore Spalletti l'ha chiamato Spalletti, la squadra poi lo continua a chiamare così, cioè ragazzi io proprio no,
È chiaro che il terzino del Milan, Hernandez o altri terzini del Milan sono sicuramente più forti di ma ragazzi, ci sono tanti giocatori forse più forti di Mario Rui. Però Mario Rui almeno suda la maglia, ci sta giocando e è nulla. E quindi questo io la vedo così. Sì, abbiamo detto in termini di esperienza può sicuramente ha sicuramente qualcosa in più e si fa preferire da quel punto di vista rispetto a Oliveira, ma io sono convinto che Oliveira si ritaglierà uno spazio. Ma sono d'accordo con te, ragazzi, ma quante volte abbiamo criticato Mario Rui, ma siamo stati tutti tra virgolette arrabbiati per alcuni errori di Mario Rui, però ragazzi io ve lo ribadisco, in questo momento Mario Rui finalmente ha un'alternativa che si chiama Oliveira. Mario Rui è questo, cioè dobbiamo tenercelo per com'è. Poi un altro ruolo che secondo me siamo un po', ecco, non c'è il cosiddetto gioco delle coppie, non c'è quella competizione secondo me a destra, dove Zanoli non ha ancora visto il campo quest'anno, e se non l'ha ancora visto un motivo ci sarà, considerando che hanno giocato tutti della rosa del Napoli, anche Gaetano ha fatto la prima apparizione, manca solo lui, secondo me. Spalletti, come io ho detto all'inizio, ancora non si fida molto di questo calciatore, perché parliamoci chiaro, anche Di Lorenzo ha bisogno di rifiatare, perché sicuramente un campionato come l'anno scorso dove le ha giocate tutte non lo può fare. Quindi bisogna capire anche su Zanoli qual è la considerazione che ha Spalletti su questo calciatore. Allora io chiedo perdono a chi è al telefono, vogliamo solo sentire chi è. Pronto? Ciao direttore, sono Enzo da Napoli. Enzo, mi puoi aspettare 2 minuti che vado in pubblicità, così salutiamo Paolo, poi rimaniamo al telefono. Volevo fare una domanda a Paolo prima che... Allora vai, facciamo una domanda, vai. In modo che poi dopo saluti e andiamo via, vai. Ciao Paolo, buonasera. Ciao. Vi seguo sempre con passione. Beh, ho notato che Spalletti quando attua il turnover, ritorniamo su questa cosa del turnover, perché credo che il punto debole di Spalletti è non avere un ricambio di Lobotka, ma la butto così, forse ne avete già parlato, ma Zielinski secondo te potrebbe giocare lui in quella posizione, però affiancando Anguissa e Dembélé, loro tre purtroppo non ne vedo un altro tecnico che potrebbe diciamo sostituire degnamente Lobotka, che in questo momento è insostituibile. Però un'altra cosa mi chiedo: può Spalletti al momento fare questo turnover e poi il secondo tempo, se la partita non va, li rimette un'altra volta, diciamo, i titolari? Che senso ha? Cioè, almeno io vorrei capire i giocatori che hanno sostituito chi è andato via e la panchina lunga che ora abbiamo. Chi fa il turnover non è in grado di giocare con, diciamo, tra parentesi, le piccole. Cioè, non so se mi sono espresso bene, sì, con signor, il Lecce, chiaro. Cremonese, Monza, La Spezia. Cioè, perché una squadra che tu fai un turnover non è in grado poi di portare avanti tutti i 90 minuti? Volevo spendere una parola per Mario Rui. Credo che si sia sobbarcato negli ultimi 3 anni la fascia sinistra. Bravo, esatto, bravissimo. Da solo, bravissimo. Da solo. E ha avuto, in un certo momento, è stato scavalcato anche da Usai, che a Roma non vogliono neanche sentirlo. Bravo, bravissimo. Ecco. Diciamo che è un soldatino che si è messo a disposizione della società. Enzo, rimani con me sì. Al telefono, perché okay. Così salutiamo Paolo, sì, che deve scappare. Rispondo. C'hai l'allenamento, sì, quindi... Sì, grazie Paolo. Prego, rispondo subito al nostro amico, come detto, Enzo. Per quanto riguarda Zielinski, l'ha detto anche Spalletti, quello è un ruolo che lui può fare, però poi perdi questo giocatore
che è tecnicamente formidabile, e perdi questo giocatore poi in fase offensiva, dove ha anche un gran tiro e quindi può creare situazioni importanti in fase offensiva. Però lui, Zielinski, può fare questo ruolo in fase di costruzione perché è bravo ad eludere il pressing, però in fase di non possesso Zielinski, secondo me, in quel ruolo va un po' in difficoltà, perché Lobotka, rispetto all'Obodka, che invece è bravo sia in fase di possesso ma anche in fase di non possesso, lui è bravissimo, va a chiudere le linee di passaggio, va a contrastare. Quindi questo Zielinski non riesce a farlo. Secondo me, l'abbiamo detto prima, un giocatore che potrebbe fare quel ruolo oggi è Gaetano e non Dombele, dove bravo, è stato messo contro lo Spezia. Secondo me Gaetano potrebbe fare quel tipo di ruolo là. Per quanto riguarda il turnover, secondo me Spalletti sta facendo le scelte giuste. Già contro lo Spezia si è visto meno turnover, un po' più equilibrato, ha cambiato quasi uno per reparto e ci sta, ma devono giocare tutti perché, come abbiamo detto, gli incontri sono ravvicinati, c'è la Champions che ti porta via energie fisiche e mentali, e quindi c'è bisogno di cambiare. Secondo me il piano gara che fa Spalletti è giustissimo, perché lui dice: io inizio con questi, poi dopo, nel secondo tempo, questo è il piano gara che fa un allenatore, è una scelta che farei anch'io se ho da fare del turnover. Nel secondo tempo poi metto la freschezza dei giocatori più importanti, che mi potrebbero sia cambiare la partita o metterla in cassaforte se sto vincendo. Secondo me è una scelta giusta, un piano gara giusto che fa Spalletti, l'ho detto anche contro il Lecce, perché questo è un campionato anomalo, c'è il mondiale, c'è il mondiale a novembre e quindi si giocherà ogni 3 giorni, impensabile, anche se siamo solo all'inizio, poter giocare con gli stessi. L'altra domanda, non ricordo qual era l'ultima, Enzo, su Mario Rui. Su Mario Rui, abbiamo parlato di Mario Rui. Sì, abbiamo già detto, ci sta, secondo me lui può alternare Mario Rui e Olivera, secondo me Olivera in questo momento si fa preferire per fisicità e anche in fase offensiva, dove lui è uno che scende molto e va anche a crossare, quindi può aiutare la fase offensiva del Napoli. Va bene, grazie allora Enzo, grazie a Paolo Serra, che salutiamo, ci rivediamo la prossima settimana. Corriamo in pubblicità, ma restiamo live, perché facciamo insieme ancora un po' di chiacchiere, vai! Eccoci tornati, allora abbiamo salutato Paolo, c'è subito un'altra telefonata, vi invito a chiamarci e a scriverci anche sulla nostra diretta Facebook. Allora, pronto? Francesco Mimmo. Ciao Mimmo, buonasera a te. Buonasera. Allora, che partita sarà contro i Rangers? Poi domani capiremo anche la formazione, però... Una partita che comunque quella UEFA del Covid, che fece giocare con 10.000 morti, e ha continuato su imperterrito, prima i soldi, poi tutto il resto, perché aveva il dovere, almeno per una questione di credibilità che ha perso da parecchio tempo, sì, di farli giocare in contemporanea a Milan. Tutte e due dovevano giocare, perché uno, il Napoli arriva, salta giovedì, perché arrivano alle 5 del mattino a Capodichino, e l'altra invece, il Milan, tranquilla, si fa la sua brava partitella, si va a riposare, va a letto, il giorno dopo si allena, e queste cose porcherie l'UEFA le dovrebbe capire, le dovrebbe fare, si dovrebbe stare attenti. Ma poiché il Napoli conta, come nel campionato italiano, come il Crotone o il Foggia o quelle altre, la stessa credibilità, quello che succede nel campionato italiano succede. Poi consentimi a me, io non è proprio se abbiamo superato tutti i limiti di guardia, perché sono almeno una decina d'anni che oltre alla cosiddetta sudditanza di alcuni club del nord, in modo particolare Inter, Milan e Juventus, adesso c'è da almeno una decina d'anni la credibilità mediatica, nel senso che io faccio parlare Bonucci. Cioè, tu apri bocca ancora, questo in Italia, tu ti lamenti in Italia, dove tu con il VAR, fin dal primo anno, ti hanno letteralmente, il VAR ti ha regalato non meno di 15 punti al campionato. Cioè, certo. Sento, e poi i media, che ho detto prima, Rai, Mediaset, Sky, no? Focalizzano l'attenzione. Io dovrei dire che la Salernitana doveva avere un rigore a dopo 3 minuti di gioco. Infatti non la finiremo mai, Mim.
Ma allora, il problema sta chi ha più potere mediatico. Ricordo agli amici che ci ascoltano che l'anno scorso il Milan ha vinto il campionato dopo Milan-Spezia. Dopo Milan-Spezia al Milan è stato concesso tutto, perfino il famoso rigore di Tomori su Osimhen sullo 0-0. E allora che cosa si è pensato e che cosa hanno pensato i giornali, a cominciare da quel giornale rosa? Noi teniamo i riflettori accesi, magari ci danno una decina di rigori nelle prossime partite per pare, anche se non ci sono, perché bisogna lamentarsi. Allora il problema, se a questi lamenti ci sta anche un certo signor Sarri, che era di solito analizzare le partite, invece analizza l'episodio, anche lui che deve perdere 8-9-1 contro il Napoli, se ha il diritto, per quanto è commentata la partita, ha il diritto di lamentarsi. E Gesù si lamentano tutti, mi lamento pure io. Certo, però, assolutamente. Però siamo non ti far condizionare ancora una volta dopo 12 anni. Cerchiamo di giocare un campionato in campo, ecco perché io parlo sempre campionato in campo e campionato fuori. Quale campionato? Quello che deve decidere il campo dopo 12 anni. Questi 12 anni non ha deciso il campo, quest'anno sta pigliando un'altra strada. La Juve è inguardabile, Allegri ha tenuto come centravanti Mazzoleno per 12 anni, Orsato a centrocampo e Nicchi in difesa. Questi tre giocatori sono stati sempre titolari nel campionato. Poi le coppe europee, e qui andiamo alle coppe europee, hanno messo a nudo completamente quali sono i difetti, ma soprattutto se a me mi date per i prossimi 3 anni come arbitro quello del Liverpool, con il Liverpool, il quale, ma con una tranquillità unica, ma poi io ti dico una cosa, ma com'è possibile che si giocano 40 partite martedì, mercoledì e giovedì nelle coppe europee e non c'è una lamentela nelle partite del campionato italiano? Basta che tu metti, fai, diciamo, una cosa nei confronti di Inter, Milan, Juventus, i giornali, le televisioni e perfino le emittenti napoletane, che invece di parlare di questo meraviglioso Napoli si mettono a parlare di Bonucci, della Juventus, perdono proprio tempo, insomma questi sono ex pregiudicati di campo. Ecco, se pregiudicate di campo devono avere l'ultima parola. Un'ultima cosa fammela dire con Massimo Mauro. Vai. Mauro, stai sereno Mauro. Lo so, sei un ultras della Juve, insieme a quei 15 che stanno come opinionisti in tutte le trasmissioni, a cominciare dalla Rai. Cara Rai, vaga il canone, e non accetto che gli ex juventini stanno là dentro a fare le palumelle di giorno. E allora io vorrei capire Massimo Mauro. La Juve, il VAR è nato perché doveva punire la Juventus, ma non stai bene, togli il fiasco da tavola, non è possibile fare queste cose. Alla Juve non ti danno più un euro, non danno più un euro a nessuno, continuate a esprimere con la speranza di fare carriera e soprattutto di farla in determinati giornalisti che io, lungi da me da fare nome, soprattutto qui a Napoli, però nel momento in cui non è quello che dite, è il momento che lo dite, è la tempistica che lo dite. Se le cose stanno andando in una certa maniera, io devo avere la bontà di non attaccare perché oggi qualche giocatore o qualche allenatore non sono andato bene in bagno. Certo. Devo stare fuori da questo tipo di cose. E quando si fa, vuol dire che c'è un solo scopo. A me mi pagano al nord, come disse il direttore della Gazzetta dello Sport, io vivo solo per Milan, Fiorentina e Juventus, che sono i miei elettori. E di tutto il resto, se posso parlarne male, lo faccio molto volentieri. Questa è la fotografia di questo maledetto calcio italiano. Grazie Mimmo, grazie. Grazie a te come grazie, sempre. Grazie. Va bene, allora noi dobbiamo ancora andare avanti, volevo leggere un po' di notizie, soprattutto da tutto Napoli, per le ultimissime abbiamo detto che Lozano non ce la fa, per quanto riguarda il calciatore messicano non partirà e nel pomeriggio farà anche lavoro personalizzato a Castelvolturno, ha parlato anche l'agente di Raspadori alla persona giusta per la piazza. Spalletti vuole impegnarlo in due ruoli,
E quindi, come dicevamo, per la formazione dovrebbe essere favorito Simeone, mentre per il giudice sportivo ha multato il Napoli, non avevo dubbi, di 2.000 euro per lancio di bottiglie di plastica e anche di un fumogeno. Queste sono le ultime che arrivano dalle notizie sul Napoli. Allora andiamo al telefono, pronto? Ciao Francesco. Ciao Rosario, buon pomeriggio a te. Ciao, tutto bene? Bene, grazie, sì. Il pranzo digerito, tutto bene? Sì, tutto a posto. Dai, parliamo del Napoli. Non è che allora, che per quanto riguarda, ti voglio fare una domanda. Oggi dovevamo fare le griglie, ma non abbiamo avuto tempo, le spostiamo. Spostiamo alla sosta, perché la settimana secondo prossima me in Calabria che grigliate fatte in Calabria, allora ti voglio fare una domanda così, sì, e poi parlo un attimo del Napoli. Vai. Metti in questa squadra con Osimhen il Dybala di oggi, dici, come lo vedi? Stato eccezionale, dici tu. Ieri l'ho visto, Franci, quando sta a posto fisicamente, cambia proprio, un fuori classe. Però insomma, da quello che io non ho visto la partita, l'ho sentita in Franci, sta facendo tutte le partite, non è saltato uno. Probabilmente la creatina di Torino non ha fatto fare infortuni, altro che Covid. Comunque secondo me anche il clima incidono sugli argentini, secondo me gli infortuni. Fino adesso ha giocato bene. Però la Roma ieri mi hanno detto che non è che ha fatto sta grande partita. Mi sto parlando di Bala, non sto parlando della Roma. Okay, la Roma ha difeso ridicola con Wallace, là, come si chiama? A livello di centrocampo e attacco e forza, la Roma ha difesa, non c'è. Detto questo, non c'è un porto della Roma. Esatto. Allora, io secondo me, io non lo so, ma come terzino del lato di Mario Rui, chi c'è nei Rangers? Dico questo perché questa è una partita fisica. Ti dico soltanto che c'è una notizia sul portiere dei Rangers che non si è allenato, il calciatore della formazione scozzese. Io vi ricordo che stasera alle 7:30 parla Spalletti, ma non sarà visibile, forse il Napoli poi dopo ci manderà le conferenze, diciamo che c'è un problema per il portiere McLaughlin che non si è allenato e potrebbe saltare la partita di domani sera, però è una... Non lo conosco, non so come fare, ma non ti interessa proprio. E a me mi interessa del Napoli, Franci, parliamo del Napoli. Sì, allora dai. Io dicevo, secondo me è una partita fisica, secondo me dal mio punto di vista gioca Oliveira, perché Mario Rui è più, diciamo, a livello fisico. Potrebbe giocare Oliveira. No, Franci, perché... secondo me Oliveira due o tre partite prende il posto di Mario Rui, perché se ti ricordi, Mario Rui, quando ha incomincia a non giocare, incomincia a fare un po' lo scudo. L'anno scorso aveva Gulam che non era, diciamo, che ormai era finita la carriera e si sentiva più titolare e ha giocato un bellissimo campionato. Ma che è arrivato Oliveira, ti faccio vedere come ha già fatto questa stupiditaggine, come l'ha fatta a Roma, infatti era rigore su Lazzari, come l'ha fatto con lo Spezia. È un giocatore con i nervi, Franci, quando si sente non titolare incomincia, perché lui la voleva giocare con Liverpool. Però secondo me Oliveira giocherà sia con i Rangers sia a Milano, perché se non sbaglio è il lato di Hernandez con il Milan, giusto? Sì, sì. Ma là c'è un giocatore veloce, Francesco, un giocatore che sa difendere. Mario Rui non sa difendere e non sa attaccare, io l'ho sempre detto. Però l'anno scorso ha fatto un buon campionato, è l'unico che dà, diciamo tra virgolette, che gioca con dall'anima. Però comunque non sa difendere e con Salvano Gross. E comunque Oliveira secondo me giocherà domani. Come vedo, secondo me Simeone, perché diciamo ci vuole una squadra fisica.
Per quanto riguarda il centrolampo, quello è francese, il centrolampo chiede, ma perché non faccio una domanda a te e poi ci sentiamo domani, ma perché non provare Gaetano, diciamo, come al posto di Lobotka? Oppure Gaetano al posto di Elmas, ma perché si è ingrippato questo Elmas? Ma perché Elmas gli dà d'utilità, Rosà? Elmas non c'è, ma comunque Gaetano è un prodotto del Napoli, è un giovane, ma perché non provarlo? Che ti devo di questo? Io sto di, ti dico... Cioè, tu vedi che Dembélé, lo sappiamo, la Francesca sta fisicamente a terra, ma perché con lo Spezia e con il Lecce inizi con Gaetano? È una domanda semplice, semplice. Ok, ciao, ci sentiamo domani. Poi ti dico, allora... Ti dico il fatto del Liverpool, il Liverpool gioca stasera perché pure il Napoli deve giocare stasera. Sì, che il Napoli è stato, hai capito? Il Napoli che è stata spostata. Sì, è assolutamente. Quella era la cioè il giorno martedì era il girone del Napoli, ok? Sì, ciao. Sì, comunque sì, grazie. Allora, ripeto, per quanto riguarda Elmas, io sono convinto che lui premi la duttilità di questo ragazzo, che è un ragazzo che comunque si può fare tante cose, può fare tanti ruoli, e quindi è così, per questo secondo me gli dà questa possibilità. Per quanto riguarda invece Gaetano è un giocatore che per fortuna abbiamo visto anche l'altra volta, ed è finalmente la possibilità di avere un giocatore in più, come avevamo visto Zerbin, adesso abbiamo visto Gaetano. Sono molto contento, perché se Gaetano anche lui comincia a giocare in questo Napoli, almeno fino a novembre, quando serviranno tanti giocatori, questa è una situazione molto positiva. Allora andiamo al telefono, pronto? Ciao Francesco. Ciao, buonasera, qual è il tuo nome? Sono Daniele da Napoli. Ciao Daniele, ciao. Allora, io voglio dire due o tre cose, Francesco, 2 minuti e poi lascio. La prima, Spalletti non è all'altezza di allenare il Napoli. Adesso vi spiego perché. Prima di tutto, l'anno scorso abbiamo perso uno scudetto per via di Spalletti, perché ci ostinava in molte partite a fare turnover e mettendo i giocatori non giusti. Anche quest'anno ha fatto la stessa cosa, sia con il Lecce sia con lo Spezia. Con il Lecce abbiamo perso 2 punti e stavamo per perdere 2 punti anche con lo Spezia. Poi, dopo mi rispondi, Francesco, sì. Poi dopo voglio parlare un poco della Juventus. La Juventus sullo 0-0 c'era il rigore netto per la Salernitana. Su, sì, l'abbiamo detto. Piontek, sì, era sì, rigore sì. Netto. Poi la Juventus sono 26-27 anni, compreso le coppe, eccetera, eccetera, che è stata favorita dall'arbitro. Anche se c'era il gol, secondo me non c'era, anche se c'era il gol di Milik all'ultimo, che ha vinto, diciamo, e l'abbiamo annullato per fuori gioco, anche se c'era, capita ogni cent'anno una volta che, che un arbitro sbaglia in favore della Juventus. Però la Juventus secondo me ha vinto 26-27 campionati più compreso le coppe con l'errore arbitrale. La Juventus deve capire che non c'è più Mazzoleni, non c'è più Orsato, come dire, non ci sono più da abitare una volta. Tu come la pensi, Francesco? Guarda, su quello che ha detto, l'ho detto anche prima, la Juventus ha sbagliato nel non fornire eventualmente questa telecamera, che secondo loro c'è e secondo il VAR non c'è. Intanto vi dico che, come si chiama qui, Gravina ha detto che l'arbitro e il VAR non hanno sbagliato, ha detto diamoci tutti una calmata, ha detto esiste una produzione di immagine che non è dell'AIA, non è degli arbitri e non è del VAR. Questa produzione ha messo a disposizione alcune immagini che sono state visionate, gli arbitri hanno visto quello che purtroppo poi si è rivelato un errore. Quindi diciamo che Gravina dice che c'è forse l'errore. Non hanno sbagliato né gli arbitri né il VAR, però se l'episodio così appunto, dopo 6 giornate di campionato deve far urlare lo scandalo... Perché mi senti? Ti sento, stavo finendo di leggere. Allora, io ho visto parecchie tra le espressioni sportive dopo, compresa la domenica sportiva. Sì, ne ho viste pure io. Tra le espressioni sportive
hanno detto che era fuori gioco perché non avevano quell'immagine, non avevano quell'immagine. Ma ragazzi, è fuori gioco. Io penso che comunque, anche se avevano quell'immagine, hanno detto che era fuori gioco. Quindi di cosa si lamenta questa guerra? Non ho capito. Allora, grazie. Il problema è proprio questo. Il problema è questo. Allora, ci sono le decisioni del giudice sportivo, un turno di stop a Spalletti, multa di 2.000 euro per il Napoli, come vi dicevo già prima, il giudice sportivo ha diramato il comunicato con le decisioni della, come dire, della gara, con dell'ultima giornata, e come abbiamo detto non ci sarà Spalletti, non ci sarà Leao, che anche lui è stato squalificato, quindi insomma per loro non ci sarà questa partita tra Napoli e Milan, ma c'è prima il Ranger. Allora vediamo se ce n'è un'altra di telefonata, me lo dirai tu caro Davide. Io allora vi leggo tutto il comunicato di Gravina, del presidente Gravina. Dice: l'immagine che è stata fatta vedere dopo quella di Candreva che teneva in gioco Bonucci non era stata messa a disposizione. Esiste una produzione di immagine che non è dell'AIA, non è degli arbitri, non è del VAR. Questa produzione ha messo a disposizione alcune immagini che sono state visionate. Gli arbitri hanno visto quello che purtroppo poi si è rivelato un errore. Non hanno sbagliato né gli arbitri né il VAR. Se un episodio così dopo 6 giornate di campionato deve far urlare allo scandalo, diamoci una calmata. Torniamo nei nostri ranghi e poi vediamo cosa dice ancora Gravina. Dice: se noi pensiamo che il VAR renda inaffabile l'arbitro, siamo fuori strada. Il VAR serve a ridurre almeno il margine d'errore. Se ci sono degli errori, cominciamo a riconoscere prima i nostri, poi pensiamo a quello del capo degli arbitri. Vabbè, insomma, difesa forte di Gravina per l'AIA, io capisco, però bastava fare, io l'ho detto, bisognava fare andare a parlare qualcuno, Trentalani, che aveva detto che faceva parlare gli arbitri, ma perché non parla lui? Io non dico che deve parlare a Teleclub Italia, ma parlasse alla RAI, che è un servizio di Stato e soprattutto libera, cioè nel senso che la possiamo vedere, come dire, le immagini, vada alla Domenica Sportiva, vada da qualche altra parte e spiega che cosa è successo. Allora dai, pronto? Pronto? Sì, sono Antonio di Napoli. Ciao Antonio, buonasera a te. Nulla, volevo solo fare complimenti al Presidente, visto che questo estate tutti gli sono andati addosso. Sì. E a tutto lo Stato del Napoli, perché ci stiamo divertendo come ci stiamo divertendo da più di 15 anni. Quindi tu sei dell'idea che insomma bisogna fare i complimenti al Napoli per quello che è quest'anno e soprattutto al Presidente. Sì, e soprattutto penso che tutti i giornalisti dovrebbero stare intorno alla società e divulgare sempre notizie positive e non dare tanto enfasi quando ci sono dei piccoli sbagli, perché purtroppo la tifoseria è facile che si infuochi subito e creiamo dei climi molto negativi che poi li paghiamo durante le riunioni dei palazzi, le decisioni arbitrarie, tutte queste cose qua, che penso che le togliamo forse alla società e ovviamente alla squadra, se vogliamo vincere un giorno. Certo. Senti, che partita d'aspetti, Antonio, contro i Rangers? Sincero. Sì. Della Champions non mi interessa più di tanto e ti dico anche perché. Perché io penso che Napoli, per vincere lo scudetto, deve uscire dalle coppe. Io so che vince, aiuta a vincere, infatti, bravo. Ma ad esempio adesso abbiamo Osimhen fuori per un mese e questo è a causa che lui ha voluto giocare a tutti i costi contro nella il Liverpool. Nella Champions, dici tu, Sì, e si è visto l'assenza di Osimhen contro Contro lo Spezia. Sì. Va bene. Ti ringrazio Antonio per la tua telefonata. Grazie mille. Sempre.
Grazie, grazie per la tua telefonata. Mi fa piacere, ecco, che ci sono altri tifosi. Per questo dico, non è soltanto chi ormai è un affezionato di Club Napoli, conosce il numero a memoria, lo tiene memorizzato e quindi in un attimo prende la linea, ma ci sono tanti amici che come al solito ci seguono e non ci chiamano sempre, o ci seguono e poi ci chiamano in alcune circostanze, come ha fatto oggi Antonio. Allora, vediamo se ci sono ancora qualche messaggino per quanto riguarda la nostra diretta Facebook. Tanti amici che ci hanno scritto. C'è Marco che dice: questo Napoli deve comunque provarci in Champions e fare la sua partita, mentre c'è Vincenzo che ci saluta e dice: assolutamente questa squadra deve provare a passare il turno anche in Champions. Telefonata, pronto? Pronto. Sono il solito Sergio. Uè, ciao. Ciao Sergio. Ciao Sergio. No, no, vabbè, lo sai, ma ci sono, come dire, sono gli affezionati, quelli bravi che prendono la linea e poi ci sono tanti amici. La seconda che hai detto. La seconda che hai detto, vai. Allora, Sergio, come si batte il Ranger? I Ranger? Con il cuore e con la testa. Bravo. Così si vincono le partite. Ma sarà una partita difficile secondo te, oppure che sarà una partita dove il Napoli faresti turnover? Sempre non è una squadra di nome eclatante, ma di gioco ne costruisce tanto. È una squadra veloce e bisogna prenderla con le molle veramente. Non prenderla sotto gamba, assolutamente. Ma anche perché teniamo sempre gamba. La solita sfortuna, Sergio. Scusa che ti interrompo. Teniamo sempre la solita sfortuna. Che cosa succede? Che la squadra, tra virgolette, materasso, che dovrebbe essere il Ranger, la affrontiamo in casa e l'affrontiamo dopo una brutta sconfitta. Quindi loro vorranno, come dire, dare il massimo, e allo stesso modo poi c'è un altro problema che sappiamo bene, che c'è stata anche la morte della regina, che secondo me comunque influirà nel fatto che i Rangers vorranno fare veramente... Li ha caricati la morte della regina? No, non lo so se li ha caricati, nel senso, sai che gli occhi sono su tutte le squadre inglesi, no, in questo momento, quindi anche questo potrà essere. Poi non hanno giocato, io non so se è un bene o non male, non hanno giocato e non giocheranno neanche domenica perché continua il periodo di lutto e quindi non giocheranno. Io mi auguro solo che non valga il detto: quando l'abilità col cul contrasta vince il culo, l'abilità non basta. Speriamo che il Napoli non venga applicato questo detto e che il Napoli faccia la sua brava partita, cercando di risolvere nel primo tempo senza regalare a nulla agli avversari di minuti, di tempo, perché il tempo va sfruttato al meglio. Sei d'accordo, Francesco? Assolutamente, il tempo va sfruttato al meglio, con questo non c'è proprio dubbio. Due tempi bisogna giocare con la piede sull'acceleratore, andando al massimo. Guardando al Milan però, Sergio, perché poi vedi, questo è il problema. Se c'è questa situazione, c'è il rischio poi che non devi guardare comunque al Milan. Scusami, però ti dico una cosa. Sì. Noi abbiamo tanto elogiato che abbiamo la panchina lunga. Ah, no, io guarda, allora purtroppo avevamo preparato anche il tactical pad, ma sono spariti tutti i giocatori che avevo messo. E pensate, mettendo la rosa del Napoli nel tactical pad, cioè in quel programmino che abbiamo... Siamo a 12. No, ce ne sono tanti di giocatori del Napoli. Cioè il Napoli normalmente il Napoli ha una rosa... il Napoli ha una rosa che può scegliere tranquillamente, perché tutte le coppie ci sono, e avere anche Zerbin e Gaetano, che sono due uomini tra virgolette in più nel giro delle coppie, è fondamentale, perché il Napoli veramente ha una rosa secondo me molto completa. Purtroppo ho perso tutte le cose, mentre il nostro Davide lo collegava, si è perso tutto, e quindi praticamente nulla, non ho più i calciatori da potervi mettere sul tactical pad. Vabbè, lo faremo domani, dai.
Allora, perché stasera ci stanno delle partite che ci interessano. Sì, sì. Tipo sì, Liverpool-Ajax. Sì, sì, stasera è una partita interessante. Io credo che Liverpool faccia la sua partita onesta, con impegno. Sì, sì, sì. Vediamo, però vediamo che cosa perché succede. Perché Liverpool in questi ultimi tempi sta deludendo come il Chelsea, le squadre inglesi forti stanno deludendo molto quest'anno. Molto stanno deludendo, molto, veramente molto. Vediamo, vediamo domani, partita, vediamo domani come sarà andata. Vediamo domani come sarà andata e quindi capiremo anche noi. Domani sapremo il risultato di questo match, capiremo anche cosa succederà. Certo, grazie Sergio. Per l'ennesima volta sì, i tifosi napoletani sono stati privati di andare questo è un altro dei problemi, questo è un altro dei problemi. Dovevamo collegarci problema, con che noi non riusciamo Mai, a risolvere. Non ci siamo riusciti. Lo faremo, lo proveremo a fare domani, dai, lo proveremo a fare domani, proverò a collegarmi di nuovo con Maui e tutti i suoi amici che sono lì e che non ho capito se riusciranno a vedere la partita all'interno dello stadio, dovranno accontentarsi di un pub. Spero che ci sia almeno qualche bandiera azzurra del Napoli. Vediamo, vediamo. Grazie, grazie, grazie Sergio. Grazie, buona serata, buona serata. Ci sentiamo. Allora, io ringrazio Davide in regia. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito, appuntamento a domani, come al solito, alle 15.30 con Club Napoli All News. Vi ricordo che domani ci sarà il pre-partita intorno alle 20 e poi il post-partita, sarà una lunga puntata, quindi altra giornata lunghissima di Club Napoli All News con il nostro Napoli. Ciao e a domani.